Buona domenica sera, ben ritrovati dopo le emozioni di ieri dell'Italia. Cadono le prime teste a questi europei. Fuori l'Olanda, avanti la Repubblica Ceca, dove segna ancora Patrick Schick. Prima eliminazione eccellente. Stasera fuori uno tra Belgio e Portogallo, ma arriva Vincenzo Italiano. Tutto fatto in casa fiorentina per il nuovo allenatore. Verrebbe da dire finalmente o perlomeno. Sentiremo che cosa dicono i nostri quattro prodi di studio. Angelo Pollina, ciao Angelo, ben ritrovato. Buonasera Giorgio. Maurizio Canino, direttore di Controcalcio, buonasera. Ciao Maurizio. Buonasera a tutti. Massimiliano Martini, grande Max, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Michel Isler, già in versione estiva, ciao Mish. Ciao, che vuoi tenere... Non so, siamo tutti con la giacca, siamo tutti con la giacca, sei l'unico maglietta corta. Vedi, versione estiva in questo modo. Gabriele Taverni, Fiorentina News, ciao Gabri. Ciao Giorgio, ben ritrovati come sempre 342-1971-871 per sms e whatsapp, oppure potete scriverci da tuttogol@toscanatv.com per quanto riguarda le mail. Addirittura Gabriele Taverni è l'unico anche in cravatta. No, mi veniva, no, poi azzurra anche, insomma, azzurra, è stata sfruttata. Azzurro Italia o azzurro Italia? Azzurro italiano. Azzurro italiano. Così metti assieme tutti e due. Giorgio, mi veniva da ridere ora perché guardando lo schermo di Belgio-Portogallo sta per iniziare, facevano il confronto Luca Ronaldo, 6 tiri in porta, 6 gol, impressionante. E Lukaku? No, Lukaku non ho visto, ma insomma... A me va bene anche Lukaku, eh. Sì, però 6 tiri, 6 gol vuol dire che è praticamente un cecchino. Però ogni tanto qualcuno ha sentito che lo critica, Cristiano Ronaldo. Ce l'ha portato. Sì, qualcuno diceva che era un giocatore ormai... Che, vabbè. Vorrei entrare... rapidissimamente in ambito Italia guarda Michele, oggi stasera evidentemente deve essere il caldo che avevo in macchina che mi ha fatto partorire questa domanda apposta per te. Ha giocato meglio l'Italia ieri sera o gioca meglio la Fiorentina? Dai, l'Italia, per me il primo tempo dell'Italia è stato buono, non è stato concretizzato a sufficienza, ma è stato buono. Il secondo tempo invece si è fatta preferire sicuramente l'Austria. E poi è venuto il gol nei supplementari, perché? Hai goduto? Perché c'è un giocatore che a qualcuno non piaceva, ma che è di gran lunga il più grande guardalo, giocatore. Guardalo, mentre lo dici, guardalo. In questo momento. Guardalo. Era uno che c'era gente che diceva qui a Firenze: non giocherà mai nella Juve, non fa mai nulla. Non fa... Invece Chiesa ha confermato, si era già visto contro il Galles. Ma l'abbiamo rivisto ieri, perché poi quello è incredibile. E che lui entra con una grinta in campo, questo gli devo dare atto, che forse alla Juve ha imparato bravo qualcosa Michel sotto questo profilo. Bravo Michel. Perché era grintoso anche a Firenze, voglio dire, quindi sì, però, quasi al limite dell'isteria, sì. Qui invece è proprio poi una grinta ragionata. Cattivo calcisticamente. E quindi ha fatto quel gol strepitoso. Ora lo faccio finire e poi gli do la con controllo della palla col muso proprio col muso, sì, poi la freddezza di fare il pallonetto e poi calciare pieno di collo, bellissimo. Non ce l'aveva, come vedi, no, è troppo semplicistico. Vabbè, ormai... No, ma è troppo semplicistico parlare di calcio in questo modo, perché io dico che il calcio bisogna parlare in Italia massimo 10 persone, il resto... Oh, cosa vuoi dire che ha detto il resto è tutta roba circense, perché il calcio, detto così, è tutta roba... Il calcio di ieri, vedi Giorgio... Nel campo internazionale, lo dico da tempo, i fatti mi danno ragione, non si può giocare con i sette nani, Biancaneve e sette nani, perché Biancaneve e sette nani perdi, se tu metti due nanetti, il primo tempo che ci hanno i pedini, quando finisce la cosa ti sovrastano, perché uno è alto 1,60 m, uno è alto 1,60 m, Verratti se non vince nulla, come direbbe Allegri, ce l'ha un motivo, no? Quando tu hai cambiato, da un'ora dicevo io, cambia centrocampo, perché Barella e Verratti li hanno asfaltati. Ha messo due, uno di 1,85 e 90 kg, quella, ha ripreso il centrocampo. Poi è chiaro che ha messo Chiesa, che è stato bravissimo, con un giocatore come Spinazzola, che secondo me ha fatto una partita immensa. Anche quello era vostro? Sì, ma... La Juve sbaglia. Ma certo, anche la Juve sbaglia. Ora lo dirò, ora ci arrivo. Però anche lì, Giorgio, Mancini è andato un po' nel pallone, perché non vedere che tu come Immobile faceva ridere ieri, che non teneva una palla, non faceva nulla. Cioè dice, ma è entrato Bellotti, che ha fatto? Ha lottato come un toro. Sì. Comunque l'errore più grosso è stato quello di non fare all'inizio del secondo tempo la sostituzione per Berardi Chiesa. No, perché era su quella fascia, no? Sì, ma no, ma non se, c'era niente. Se tu, Berardi se, era se veramente tu mettevi Chiesa e basta, inconcludente. Perché sei troppo semplicistico. Tu il centrocampo ti avevano asfaltato. Quando hai rimesso Locatelli, che ha cominciato a fare a sportellate, e quell'altro Pressina, che dove bisogna dare anche adito
i meriti a Gasperini, che non si ha un tipo di calcio aggressivo, tutti i giocatori di Gasperini giocano a questo calcio. Tu hai ripreso il centrocampo a mano e hai ribaltato la partita, perché c'era un momento che noi eravamo andati nel pallone e soprattutto non reggevamo più una palla davanti, palla avanti, e Belotti e il coso Immobile la portava via sempre. È entrato Belotti, ha salvato 3 centimetri di VAR. Sì, appunto, ma no, è entrato se, uno come Belotti. Sì, vabbè, se Leodano e Godannato non la recuperi più quella partita anche, lì. Però voglio dirti, Belotti è entrato in campo, a quante palle ha recuperato, quante punizioni, da solo! Poi il secondo gol merito suo, perché da terra gli ha preso la palla. Era Acerbi che l'ha dato a Pessina. Sì, Acerbi. No, Belotti. No, Acerbi. No, Acerbi. Può darsi. Belotti ha fatto... Belotti ha fatto iniziare l'azione su palla per Acerbi, ma Acerbi, no, ma ha ragione, ha fatto dei recuperi difensivi notevolissimi, però in fase offensiva ha fatto venire in mente il miglior Toni, ecco, certo. poi ha sbagliato anche un gol, quello è stato clamoroso. Però poi Chiesa arrivaci lucido con tutte le botte e vengo a Chiesa, perché ti voglio rispondere, e vengo a Chiesa. Premesso, hai cambiato opinione? No, cambiare opinione nella vita è una persona intelligente. Io Chiesa, quando lo vedevo giocare alla Fiorentina, non solo era isterico, a testa bassa giocava per conto suo, adesso gioca a testa alta, come lo vedi, testa alta molte volte. Poi un giocatore che spacca la partita, per esempio, io lo farei giocare sempre il secondo tempo. Sì, perché lui ha una forza, quando quegli altri avversari sono già sfiancati, lui ti entra con una forza fisica e in velocità impressionante. Ieri ha avuto anche la lucidità del gol, perché quel gol là normalmente lui le sbaglia, perché ci arriva con fuga, me l'ha detto anche lui. Invece è stato calmo, tranquillo, l'ha toccata qua, l'ha messa dentro, ha fatto una grandissima. È uno che sa cosa vuol dire giocare a pallone. Però il calcio, uno che stoppa quella palla. Il calcio non è maniera. Che si cambia, certo, un giocatore, un fenomeno te può cambiare, ma tu se non costruisci il centrocampo, Giorgio, e la Juve di quest'anno. Però ora sono curioso di vedere, perché Berardi, a dire il vero, non è che abbia fatto. Beh, insomma, quindi fra i due non c'è paragone. Però sono d'accordo con te che forse è meglio Chiesa farlo entrare durante la partita. Se dovessi fare la formazione io, Insigne sta in panchina, gioca Chiesa, Berardi, Belotti, perché secondo me Insigne anche ieri con questo parli venerdì prossimo. Perché Insigne ieri è criticato anche da tutti i giornalisti, insiste troppo con quella palla a giro, gli succede uno e poi è troppo, cioè, come dire. Mentre vedevi, e a centrocampo chi fai? Io a centrocampo farei giocare Giorginio, Barella e Locatelli. E poi inserirei Pessina a partita. Perché il centrocampo è più giusto, più equilibrato. Se metti due anerottoli. Sia che tu affronti il Belgio, sia che tu affronti il Portogallo. Perché il centrocampo ci vuole qualità, che Giorginio ce li ha. Ha dimostrato che uno. Ma si sposi questa formazione dell'Italia? Sì, perché Verratti ha dimostrato di non avere ancora la forma migliore. È stato infortunato a lungo, per cui ci può stare. Locatelli invece e Pessina sono fra i più in forma dei giocatori dell'Italia. Poi io non sono d'accordo di far giocare Berardi non mi è piaciuto assolutamente. Ci vogliono giocatori come Chiesa e vanno sul fondo, perché solo giocando sulle fasce Spinazzola, Insigne da una parte, dall'altra di Lorenzo Chiesa, si riescono a creare le occasioni da gol. Berardi arrivava sul vertice dell'area, indietreggiava, si riportava palla sul sinistro e l'azione regolarmente finiva lì. Finiva. Per cui non credo sia la soluzione migliore, soprattutto per superare quelle difese come l'Austria, arroccatissime. Col Belgio, col Portogallo probabilmente sarà però anche un'altra musica, cioè sono due squadre, ma preferirei Portogallo. Perché? Perché è meno forte del Belgio. Il Portogallo è Ronaldo. E Cristiano Ronaldo si spera in una giornataccia. Però forse, perché il Portogallo è qui. A mio parere non c'è partita. Se ci tocca il Belgio, passiamo tranquillamente. A storia, perché la storia. Invece io ho paura del Belgio. Se ci tocca il Portogallo, forte non c'è europeo. Storia per loro. Cioè, per noi diventa un problema, soprattutto. Io ho paura che invece il Belgio sia la migliore squadra dell'europeo. Ma cosa ma queste sono queste squadre, No, ma queste sono i vostri chiacchiericci giornalisti. Che lo so bene, dovete essere sempre. Secondo me no, è ma perché di calcio? Ma te lo dico, è sempre così tutti gli anni. È il Belgio. Io però vado a vedere l'elenco. Belgio non lo trovo. Dici, ma che cosa mai succede? Prima o poi ci può arrivare. Io spero di no, perché spero passi l'Italia. Anche la mia nonna, prima o poi. Non è così. Il calcio è arrivato qui grazie a Cristiano Ronaldo, poi il resto. È primo nel ranking mondiale. Il Portogallo è arrivato di casa, ma ha vinto. Ti vorrei ricordare che gli ultimi due tornei europei l'ha vinto il Portogallo, non ha vinto Cicipalla. Cicipalla ce l'ha il Belgio. E poi stasera ti dirò, dopo la te lo dico dopo la partita, che sono buoni quei giocatori lì. Però te lo dico dopo. Mauri, chi vuoi? Belgio o Portogallo? Il Portogallo è una squadra difficile. Difficile perché sono molto bravi nel palleggiare. È una squadra difficilmente leggibile.
Il Belgio è una squadra forte perché ha De Bruyne, ha degli attaccanti bravi, però sono molto deboli in difesa. In difesa sono lenti, piuttosto macchinosi. Il Portogallo ti fa vedere poco il pallone. È una squadra difficile. L'ho vista anche l'amichevole che l'Italia giocò con il Portogallo e l'Italia era in difficoltà. L'Italia Mancini, che ripeto, ha fatto una serie di risultati importanti, però il Portogallo è una squadra difficile, l'ho seguita molto in questi anni, insomma seguo anche, sai, il calcio internazionale. Il Portogallo è una squadra che non ti fa quasi mai vedere il pallone, giocatori molto tecnici, che si conoscono molto bene, che sanno dialogare, e poi c'è Ronaldo che gli dà il pallone e fa gol. Quindi è una squadra difficile. Ripeto, Belgio, altra nazionale forte, però se poi vai a vedere anche la tradizione, il Belgio è una squadra, diciamo, è una squadra fisica che ha più tecnica rispetto a squadre come l'Austria, che comunque hanno giocatori, ieri abbiamo visto, molto forti fisicamente di corsa. Il Belgio è una squadra secondo me più leggibile rispetto al Portogallo. Il Portogallo è difficile perché tengono quasi sempre il pallone loro. È inutile dirvi che io stasera personalmente faccio. C'è un giocatore che non è ancora esploso nella maniera che gli è accreditata, giustamente. Reduce da un'annata brutta al Real Madrid, ma se dovesse venire fuori il vero Hazard, io credo che sarebbe... Me la gioco, Angelo, so che mi guarderà, no, Belgio 2, Portogallo 1. No, ma Giorgio, cioè, il calcio è bello per questo, cioè, perché ognuno ha una visione, ha una visione per conto suo. Beh, però siccome normalmente io mi baso su numeri, i numeri non tradiscono mai. Su questo hai perfettamente ragione, la storia parla per il Portogallo. Poi c'è la volta che girano le cose strane. Certo. Maurizio Canino, finalmente... Te l'aspettavi questa soluzione dopo tanto tira e molla? Noi abbiamo fatto bene, benvenuto italiano, non nel senso della lingua, ma nel senso di Vincenzo. Anche se poi scopro che è un italiano nato in Germania. Karlsruhe. complimenti per la pronuncia soprattutto, perché è precisa, è perfetta. Allora, soddisfatto? Sai Giorgio, sei peggiorato passando da Gattuso a italiano? No, allora, sono due allenatori completamente diversi, diciamo. Gattuso è un allenatore che viene da una carriera dove ha fatto un po' di risultati. Diciamo che italiano è il secondo anno che fa in Serie A, è un allenatore, come ho detto tante volte, di sistema, di modulo, ha bisogno di un certo tipo di giocatori che la società gli dovrà mettere a disposizione. Poi vediamo tutta una serie di riassunti grafici. Però passiamo da un allenatore che ti dava una sicurezza, che era Gattuso, perché Gattuso ha sempre lottato per la parte alta della classifica. Italiano è un'incognita, non lo sappiamo cosa può fare, perché, ripeto, l'anno scorso si è salvato con lo Spezia, anche in maniera abbastanza difficile, e quindi passi praticamente da un allenatore da media alta classifica. Poi, ripeto, bisogna sempre vedere i giocatori che arrivano, perché anche a Gattuso, se gli dai giocatori non all'altezza, però insomma c'è differenza fra Gattuso e italiano. Gattuso ha dimostrato dove è andato, ha fatto bene. Italiano è un'incognita, quindi io non mi pronuncio per adesso. Allo Spezia ha fatto bene, concludo, però la Fiorentina è un'altra cosa, nel senso, lo Spezia, lui bastava si salvasse, alla Fiorentina dover puntare, andare in Europa diventa un compito abbastanza difficile, insomma, come secondo anno di Serie A. Alzi o abbassi l'asticella come Fiorentina? O la lasci lì? Secondo me un po' si abbassa rispetto a Gattuso. E rispetto a Iachini? No, si alza nettamente, anche perché durante tutta la stagione abbiamo detto che l'italiano è uno dei migliori prospetti, giovani, per quanto riguarda allenatori emergenti, e per cui insomma Fiorentina ne ha preso uno. Certamente quando si vanno a fare certe scelte si rischia, perché l'italiano è tutto da vedersi su una panchina come quella della Fiorentina, è un gradino superiore, e italiano abituato a gestire una rosa come quello dello Spezia, che non è composta da fuori classe, senza nulla togliere ai giocatori dello Spezia, quindi riesce a lavorarci bene durante la settimana. Infatti l'abbiamo visto più volte durante l'anno, ha cambiato diverse formazioni, però sostanzialmente il gioco rimaneva quello, per cui ecco, non so se la Fiorentina sarà in grado di fare lo stesso lavoro. Rispondiamo a Daniela: no, non è vero che c'è un ritorno di fiamma di Gattuso, anche perché domani dovrebbe essere l'ufficialità di Vincenzo Italiano. Ora poi Gabriele Taverni ci spiegherà il meccanismo con cui Italiano saluta lo Spezia assieme allo staff e arriva a Firenze. Michel, tu, arrivati a questo punto, valuti come questo momento della Fiorentina? Aspetti sempre di vedere
Certo, quello che fa, perché per te il campo è Cassazione, il campo è Cassazione, ti dirà se è stato fatto bene o fatto male. Però sei, rispetto a Gattuso, soddisfatto, insoddisfatto, rispetto a come eri quando hai saputo che veniva Gattuso, adesso che io sai che viene italiano? Sono insoddisfatto nella, insoddisfatto nella misura in cui si è andati oltre a certe situazioni di logica. Cioè? Cioè dall'essere la prima società ad avere il nuovo allenatore siamo passati a quella che la piglia in extremis per ultimo con delle modalità che c'è la Sampdoria. Quindi questo un po' nel senso, io spererei, mi augurerei per il futuro della Fiorentina di vedere delle mosse più lineari, per essere chiari, secondo me una decisione importante come un nuovo allenatore per una società con le ambizioni della Fiorentina e con la classifica dello scorso campionato che era quella che era, si doveva agire largamente per tempo, evitare sì, la Fiorentina l'aveva fatta, ma evidentemente ha preso Gattuso più che in anticipo di così, che cosa doveva fare senza sapere bene che cosa prendere Gattuso avrebbe significato sia sotto il profilo del procuratore. Se fosse senza sapere bene sarebbe preoccupante, secondo me sapeva benissimo, tutti sapevano benissimo tutto. Allora però è stata una sciocchezza. Se tutti si può anche non andare d'accordo dopo che hai preso degli accordi. Ho capito, se prendi degli accordi e poi che Gattuso fosse uno che insomma voleva essere un po' soddisfatto sotto il profilo delle ambizioni, questo mi sembra che fosse palese. Trovo il messaggio che ti è arrivato. Sì. E quindi chiedo scusa, ma un altro, non so come si toglie il sonoro, penso. È il dramma. Sei peggio di me, guarda. Sei veramente peggio di me, che è tutto dire. Posso? Vai, insomma, comunque, no. Io... Finendo, aspetta, avanti, finisco. Insomma, 40 minuti. Da 40 minuti. Tanto non gli dare retta che ti provoca apposta. Che ti provoca apposta. È 40 minuti che fa la linea. Insomma, io vorrei maggior linearità. Vorrei vedere una Fiorentina che in qualche modo divertisse il suo popolo e che ottenesse un risultato sportivo. Parli di gioco. E anche i risultati. Viva Dio. No, intendo dire, non ti riferisci adesso alle mosse societarie, parli di campo, sei uomo di campo. Dico in linea generale. Ora però bisogna vedere, perché questo ritardato arrivo dell'allenatore farà sì che sarà ancora più difficile allestire una squadra competitiva, cosa che è già difficile di per sé, figuriamoci. Ora vediamo, subito dopo la prossima pubblicità, vediamo gli obiettivi. Comunque... questo finisco e poi do la parola ad Angelo. Ricordatevi che la famosa conferenza stampa di Commisso cosa disse in relazione al nuovo allenatore? Deve essere un vincente. Ora io faccio presente che nell'ultimo campionato dei dilettanti, poi col Trapani in Serie C e con lo Spezia in Serie B, Vincenzo Italiano è stato un vincente. Quindi speriamo che sia di buon auspicio. Che sia di buon auspicio. Via. Tu sei sempre stato, Angelo, no, dalla parte della proprietà della. Devo fare una piccola premessa, perché sennò mi piace essere coerente. Io ho difeso Commisso sempre, l'ho difeso l'ultima volta che sono stato qua, quando ormai aveva quasi ufficialmente preso Gattuso, e ho detto che secondo me con Gattuso poteva finalmente la Fiorentina fare un salto di qualità per gli obiettivi che aveva Firenze. Ti devo dire poi le cose come sono andate, non entro in merito perché a differenza degli altri non li so, a differenza degli altri non faccio commenti, bisogna aspettare dopo il 1° luglio quando i contratti permetteranno di fare le conferenze stampe, capiremo cosa è successo. Sicuramente io non credo neanche in quella data. Probabilmente neanche in quella data. Clausola di riservatezza. Sicuramente sì. Però una cosa la devo dire. Vedi Giorgio, io ho messo la Fiorentina con Gattuso anche perché con Gattuso potevano arrivare alcuni giocatori a Firenze o meno, e mi pare che la Fiorentina aveva dato un segnale al presidente di fare veramente un passo, un cambio di passo importante. Io non è che voglio dire criticare le cose che uno non sa, io parlo di quello che so, di quello che vedo io, sono le mie opinioni. È come mangiare e far finta di mangiare. Te mangi e fai finta di mangiare, la stessa passare cosa. Passare da Gattuso a Italia. Tu quando mangi e fai finta di mangiare, la stessa cosa? Però dobbiamo aspettare a vedere chi arriva come giocatore. Questo Giorgio gli può dare qualsiasi giocatore. A te non piace? No, non è che... Sì, lotti per retrocedere e stare un pochino là. Non è che puoi pensare con Italiano... Non alzi l'asticella, insomma. Ma che alzi l'asticella, Giorgio? Perché se no siamo disonesti... Rispetto a Iachini, sì.
E anche Codesto, io devo, anche su Codesto li allargate troppo, vedi, ci avete troppo. Io su questo, anche questo sono molto duro. Iachini ha dimostrato in alcuni ambiti, anche lui come italiano, dove ha vinto campionati di Serie B, in Serie A tanto tempo che ci gioca, ha salvato la squadra. Io italiano lo devo solo vedere, perché si è salvato, come diceva Maurizio, con fatica, dove è stato. Non mi pare che abbia questo grande aplomb, vediamo, però se tu mi dici, guarda, può fare il salto di qualità come io ho pensato nella mia testa con Gattuso di poter tentare di andare in Europa, l'Europa League, io lo dico già adesso, puoi prendere chi vuoi, tu questo salto non lo fai, perché il mondo del calcio non è una barzelletta, il mondo del calcio ha delle regole. E tu allenato solo in quella, per fare un'esperienza, allena forse 3, 4, 5 anni in Serie A, può darsi che ci arriverà, non dico comunque, che ci arrivi, ma non è che arrivi dalla Serie B, vai poi una squadra da ricostruire, una squadra da dare fiducia, un ambiente da ricambiare. Gattuso ti dava tutto quel quid che in più, che era già suo. E ti aggiungo l'ultima cosa, non entro in merito poi alle vicende societarie o meno, anche perché ora il calciomercato è stato solo fermo, nessuno ha comprato nulla. Sono solo insomma qualche affarino. Sì, qualche chiacchiericci. Però attenzione, cosa era 70, attenzione Giorgio, sai che oggi, il calcio di oggi, e questo mi dispiace molto purtroppo, su questo sono d'accordo con il Presidente, ma non può fare da solo la battaglia contro i procuratori, perché su una questione che adesso vi dico, che pochi hanno mai messo l'attenzione, te potete prendere anche i procuratori, perché poi i giocatori hanno bisogno che ti colli la pasta, che gli condisci, paghi le bollette. Sì, ti paghi le bollette, tu puoi fare quello che vuoi con quello che guadagni, ma il procuratore te lo paghi te. Se non finisce, se non finisce questa storia, perché io ti devo pagare 50, come Donnarumma, 50 milioni di contratto, e poi devo, dei tuoi 50 milioni ti paghi il tuo procuratore che ti serve anche a tavola, io non voglio sapere nulla, se non finisce questa storia, perché così può finire, io non sono contro il procuratore, il procuratore fanno un mestiere. Ma te lo paghi te, chi te l'ha detto? Io non un'impresa se compro da te, io devo pagarti te quello che ti fa la relazione del bilancio, sono fatti tuoi, io compro l'azienda, e così anche i giocatori, se non si smette di dire procuratori, amico mio, dici vuoi 50 milioni? 10 milioni li dai dai tuoi, perché come ne prendi 50? 40, ne prendi 40 e le dai a Raiola, ma non che le devo pagare io, e qui il presidente della Fiorentina ha ragione, il problema è che non può fare questa battaglia da solo, perché se la fai da solo... Ma no, perdi, aggiungo, ti fai un danno, perché caro Giorgio, certo. I procuratori, siccome sono, non prende più nessuno, adopero un termine, non lo vuoi... quanti presidenti ci sono, fanno il discorso che fai te. Tutti, lo vorrebbero fare tutti, non hanno il coraggio. Perché vedi, la cosa che mi preoccupa di più, sapete qual è? È che i procuratori fra loro sono una catena, sono una catena terribile, i giocatori non te le danno più, tu i giocatori non li prendi più. E poi certi procuratori dominano no, il panorama mondiale. Anche i procuratori fra loro si trovano tutti d'accordo. Vabbè, sono tutti collegati. E io, adesso tu prendere i giocatori diventerà molto, molto dura. Era difficile anche senza, anche sì, prima. Ma voglio dire, perché la battaglia, quello che mi fa paura è questo. Allora io penso che il Presidente faccia una battaglia seria su quella dei procuratori, che ti ripetono a pagare i giocatori, ma la devono fare tutti insieme. Perché altrimenti sai com'è? Se ognuno pensa per sé e paga te. E il calcio non regge più così. Addio. Perché l'ultimi, e finisco, gli ultimi dati dicono, gli ultimi anni, ma parliamo di numeri impressionanti, si parla di miliardi che sono andati a procuratori. Il calcio così non può andare avanti, perché tu hai diritto come giocatore, come Pogba, che sta a Manchester in un posto che non ci starei, non ci vivrei, no, con fumi, l'industria, però ha bisogno che gli paga la bolletta, che gli faccia la cena a casa, te lo paghi. Te lo paghi, non che te lo devo pagare io come società. Prendi bene, ma è impossibile, si sa. Ma è una battaglia. Tanto fanno sempre così. È una battaglia, però il Presidente ci ha provato, perché poi non so se le cose sono così, se veramente tutto sta nei procuratori, che noi parliamo solo su quello che abbiamo sentito o su qualche notizia che qualche amico ci ha passato. Io non so come stanno le cose, ma di principio sono d'accordo ancora una volta col Presidente. Sull'allenatore, devo dire, mi dispiace, perché avevo puntato tutto sulla Fiorentina, ho fatto tutto un discorso, e adesso, se mi permette, ho grande, grande riserva. No, fra l'altro, a proposito di questo discorso che faceva Angelo, come arriva questo italiano, la famosa clausola rescissoria? Dopo la pubblicità la paga? Ti spiega tutto Gabriele Taverni su come funziona il modo di lasciare la proprietà statunitense dello Spezia per la proprietà statunitense della Fiorentina. Si sono parlati innegabilmente, il padrone della Fiorentina è Plateke, che è arrivato in anticipo a Spezia, ma subito dopo la pubblicità Gabriele Taverni, Fiorentina News, vi dice come stanno effettivamente le cose per
Vincenzo Italiano e i sette del suo staff. Continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio COP, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi. Riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. COP. Una buona spesa può cambiare il mondo. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. La nuova Italia Impianti, gli esperti del clima. Super bonus ed eco bonus, chiavi in mano. Contattaci e affidaci la tua ristrutturazione. Pensiamo a tutto noi. Ci occuperemo del percorso e delle pratiche per ottenere le agevolazioni previste per il super bonus 110%, sisma bonus e detrazione 65% e 50%. Con noi niente più grattacapi o documenti mancanti. La nuova Italia Impianti, assistenza completa su impianti di riscaldamento, condizionatori, idraulici. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili, offerte imperdibili tutti i mesi, pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi, spedizioni in tutta Italia. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Eccoci qua. Allora, Gabriele Taverni, come funziona l'ingaggio di Italiano da parte della Fiorentina? Sì, Giorgio, si era un po' inceppato l'ingranaggio che doveva portare la risoluzione della trattativa tra lo Spezia, tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina. Per quanto insomma abbiamo raccolto nella redazione di A Tutto Gol, la Fiorentina dovrebbe pagare praticamente un milione ad Italiano, che girerà subito alla società Ligure per quanto riguarda se stesso, detto in parole povere. Per quanto riguarda lo staff, perché quello è stato un nodo fondamentale, insomma sappiamo tutti quanto sia fondamentale ormai lo staff per ogni tecnico di Serie A, la Fiorentina dovrebbe arrivare alla conclusione della trattativa, diciamo girando un po' in prestito comunque il cartellino di un
calciatore, vedremo insomma se sarà uno tra Ranieri o Saponara. Questo è come sarà strutturato praticamente il meccanismo che porterà. Preparati perché c'è Michel che ti vuole fare delle domande. Che praticamente porterà Italiano alla Fiorentina. Vorrei capire bene. Questo giocatore che arriva, nel senso, passa il diritto di proprietà del cartellino? Sì, dovrebbe passare il cartellino. O è un prestito? No, dovrebbe passare tutto il cartellino. O Saponara o Ranieri, per quanto riguarda lo staff. Ranieri passa come proprietà? Esatto, sì, perché lo staff non aveva clausola rescissoria, per cui dovevano fare una trattativa diversa. Poi, insomma, Giorgio, volevo sommessamente rispondere ad Angelo. Finisci? Sì? Ribadisci un attimo. Il milione lo tira fuori la Fiorentina ad Italiano, e l'Italiano lo girerà allo Spezia, ovviamente per pagare praticamente se stesso, detto in parole povere, il cartellino proprio, praticamente per svincolarsi sostanzialmente. Però non ti convince, ci sono soldi che sarebbero dovuti andare in tasca all'allenatore che invece vanno... No. Il contratto Italiano, che prevedeva una clausola rescissoria di 1 milione alla società, praticamente lui si autosvincola, ecco. E questo milione lo paga la Fiorentina Italiano, in modo tale che Italiano giri allo Spezia, a Platek, questo milione per stracciare il contratto. Esatto. Ti torna? Sì. Non ti torna? No, mi torna. Non si può discutere sulla giustezza o meno, anche alla luce della denuncia fatta prima. No, giustezza, Angelo. Che vorrei dire, come correttezza, non è che è stata proprio uno specchiante la Fiorentina, è andata a prendere un allenatore. No, siccome parlate anche su questo, state attenti quando dite queste robe, perché poi, se no, siccome la Fiorentina ha parlato sempre, voi dite no, corretti, stavolta non è stato per niente corretto, è andata a prendere un allenatore che ha firmato un contratto rinnovo 15 giorni prima. Cioè, non è un'operazione tanto semplice, non a caso deve fare questa operazione, che deve dare soldi. Però, hai ragione, Angelo, però sì, nella etica sì, estremamente contestabile sì, del mondo del calcio, quando in un contratto si inserisce una clausola rescissoria, certo, automaticamente chi la mette prevede, sì, accetta, infatti, dà per scontato che quello lì possa... Sì, ma l'ha fatto lo Spezia, io non entro, si è ritrovato 1 milione in io tasca. Io non entro, senza... Giorgio, in merito sul discorso. Io ti dico però correttamente che non è così. Eticamente si è andato a rompere le scatole a uno che aveva già un contratto. Capito? Poi magari fra americani, ma noi diciamo fra virgolette, si sono telefonati e ha detto ascolta, 1 milione come te lo passo? Vuol dire che il contratto di quello quanto era? 1,5 milioni? Gli do 2,5 uno me lo ridai. Ci ha visto lungo lo Spezia a fargli firmare un contratto del genere Italiano. Sì, sai, ora prenderà, non mi ricordo più se c'è il nome del sostituto Italiano. Ferioli, ecco, che sa la miseria chi è. 32enne che allena in Turchia. Che avrà preso, dovrebbe essere questo, 300.000 euro di contratto. Ne dà 500, ci ha bene guadagnato. Ci ha guadagnato due anni di contratto come minimo del nuovo allenatore. Dai, tanto lo Spezia se poi... Vabbè, ma vedi, però anche tutta questa questione, che io credo che il presidente commesso sia sensibile su queste, però ma evidentemente è da solo, appunto, non c'è è dubbio, da solo. Ma il ritardo con cui si è divenuti ad una soluzione ti comporta di dover affrontare anche questo tipo di situazioni. Allora, Maurizio, tu che sei l'uomo esperto anche di mercato, grazie alla abilità artistica di Giovanni Testa, noi abbiamo tratteggiato gli obiettivi della Fiorentina di ora, di Italiano, mettendoci le percentuali di realizzazione. Ricordo che già è arrivato Nico Gonzalez, 24 più 4 di bonus, 23 più 4 o 27 l'acquisto più caro di tutta la storia della Fiorentina. Allora, gli obiettivi di questa Fiorentina di ora sono Messias Crotone al 30%, 70% è altro, perché Messias lo vuole il Torino. C'è un retroscena, Giorgio, su Messias. Pare che Italiano lo abbia contattato più o meno al termine della stagione, che gli abbia detto ti porterò alla prossima squadra dove andrò. Quindi questa è stata... Però per ora sul piatto della scrivania del Crotone... Cioè, scusa, solo per... E sarebbe un giocatore che cambia le cose, questo Messias? Non lo so. No, che è Messias? Bisogna vedere il campo. No, un Messias, te lo ricordi? Messias, mi ricordo. Messias, non me lo ricordo. Messias. Mi ricordo, se parlate di questi giocatori. Questi sono gli obiettivi della... Io non penso che sia questo. Questi sono gli obiettivi. Dai, Giorgio, smettiamo. Ma Messias. Gli altri.
Ma l'Alessia è andato in Serie B, ma tu prendi... Ho capito, ma giocava bene. Se poi lo vuole l'allenatore, io che ti devo fare? Ma poi, no, quello che si può dire, anch'io non conosco bene la qualità delle sue prestazioni, però sento molti addetti ai lavori che di questo Messias parlano un gran bene. Poi i discorsi, anche di Kokorin ci parlavano un gran bene. Ma scusa, uno che parla bene rimane, va ultimo in classifica. Ma voi ragazzi, veramente il calcio, volete prendere in giro la gente? Ma quando sono arrivati Borja Valero e Gonzalo Rodriguez venivano dal Villarreal retrocesso. Sì, sì. È altro livello. Sì, sì. Comunque... vediamolo, io sì. Tu, no, no, tu il questo primo Messias... che dici voglio vedere il campo, no, no, il campo Cassazione. Questo Messias. Comunque, vediamo questo elenco, che... perché sennò si è scappato. C'è poco allora, da fare. Poi... Messias l'obiettivo al 30%, maggiore dello Spezia al 15%, ma è più facile che resti a Spezia. Zappa Costa è al 50%, Scamacca al 30%. E Sensi, anche qui al 30%, c'è da dire che su Sensi, se andasse in porto la concretizzazione dell'affare Sensi, è perché l'Inter potrebbe avere ottenuto da parte della Fiorentina una qualche apertura di credito nei confronti di Dragoschi. Posso l'Inter dire sta subito una cosa che non mi torna? Vi domando. Siete lì apposta, l'abbiamo fatti apposta per... Se Gabriele è in grado. Quante partite ha giocato Sensi? Fra quest'anno, adesso lo scegliamo, due e mezzo, te lo dico io, due e mezzo, sette. Cioè sette, penso 10 minuti, 5 minuti. Vabbè. Cioè, no, sarebbe, perché da, mi dispiace, è un gran bel giocatore, no, però purtroppo gioca una partita sì e tre no. Però perdonatemi, se da una parte critichiamo Messias perché è arrivato ultimo, e ci può anche stare, non potete criticare la classe di Sensi. 18 partite in Serie A, 21 totali tra Coppa Italia e Champions League anche. Sì, ha giocato poco, un infortunio. Però vedi, allora, perché qui parti si fa, tu, qui si chiacchiera. Nostro Messia. Allora, si chiacchiera, però i giocatori voi li conoscete, sapete come gioca Italiano. Allora io vi dico, di questi giocatori qui, se mi fai vedere la grafica, ti dico quali sono i giocatori che possono andare da Italiano. E poi ti dico anche quelli da Gattuso, perché Gattuso di questi qui, Gattuso qui... Ci abbiamo anche quelli. Allora, tu rivuoi la grafica degli obiettivi di adesso. Per farti capire come cambiano le scalette. Vai. Io per esempio... Allora, Messias è un giocatore da Italiano, perché te hai visto Consolà... Fai prima tutto, tutto il giro di Messias è da Italiano, giocatore veloce, rapido... Maggiore? Maggiore, secondo me, ci può stare... Zappa Costa? Zappa Costa sì, giocatore veloce, rapido... Scamacca sì, perché lui gioca anche col centravanti di... Sensi no, Sensi non è da Italiano, perché è un giocatore che lui non utilizza, lui utilizza centravampisti alla Pobega, per farti un esempio, che quest'anno nello Spezia è stato uno dei migliori. Sensi è uno da Gattuso, nel senso Gattuso, Sensi, giocando anche col giocatore che spesso fa il trequartista... l'abbiamo visto anche nel Napoli, Gattuso l'avrebbe utilizzato e l'avrebbe fatto rendere. Ma non è un giocatore adatto al gioco di Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano ha bisogno di giocatori potenti a centrocampo, può molto Pulgar, veloci. Maurizio, secondo te può rinascere Pulgar con Italiano in panchina? Pulgar, secondo me, per giocare Italiano è lento, perché lui gioca con il baricentro, soprattutto la linea difensiva, abbastanza alta. I due gol che prese dalla Fiorentina nella partita di andata, lo Spezia di Italiano, è perché lui ha l'abitudine di giocare con la linea difensiva piuttosto alta. Se trova un giocatore che si inserisce rapido, lui quindi ha bisogno di giocatori veloci che vadano, per esempio, se si inserisce un Castrovilli tra le linee, ti faccio un esempio, se non ha, Pulgar non è adatto a rincorrere il giocatore perché è lento, Maurizio, è un giocatore un po' più statico. Mi ridici cortesemente come è il centrocampo di Italiano? Che tipo di giocatori vuole? Lui ha bisogno di giocatori rapidi, ma nello stesso tempo anche piuttosto forti fisicamente. Perfetto. Castrovilli è da Italiano? Secondo me sì. Perché è rapido e potente. Sì. Ma secondo me è rapido e potente. Tutti, cioè ragazzi, tutti via, mi chiamate dopo. No, cioè, no, ma no. Come riportate a rispondere così? Cioè, se tu o rispondi serio, Maurizio, abbi pazienza. Ti dici Castrovilli? Sì, sì, ti ha detto, ti ha fatto la domanda. Ti vuole rapido. Castrovilli è un giocatore da Castrovilli è lento e non è potente. Angelo, allora mi dici ce qualcosa, no, dai, te lo spiego. Castrovilli è un giocatore che può andare bene nelle caratteristiche di Italiano, perché è un giocatore che si inserisce negli spazi. E lui gioca così. Sì, ma non è giocatore tecnico. Non è lento, dai, non è lento. No, chi? No, hai detto lento. Chi no, l'ha detto Angelo? Ma chi? L'ha detto lui. No, Castrovilli, dai, Angelo. Ha convocato anche Mancini in nazionale. Non gioca perché c'ha dei giocatori davanti che sono dei fenomeni.
Ha convocato, è nazionale Castrovilli. Cioè, quindi... è la riserva del 25. Sì, ho capito, ma visto i fenomeni c'è nel centrocampo dell'Italia. Cioè, vai a vedere i giocatori dell'Italia, Giorgini, Pessina, Giorgino, Verratti, giocherebbero titolari in qualsiasi formazione in Italia. Poi, insomma, Castrovilli viene chiamato una stagione. No, però se l'ha portato Mancini, se l'ha portato Mancini, vuol dire, insomma, vede qualcosa. Se no, se stiamo a discutere le scelte di Mancini, allora... Non credo, è capito? Chiaro che Castrovilli quest'anno deve fare un campionato ben diverso. Ma io non ho detto che Castrovilli ha fatto un grande campionato, però se è nel giro della nazionale e Mancini l'ha convocato, vuol dire che non è un giocatore scarso. Probabilmente nei 23 allora non dico, ci sarebbe stato a condizioni normali. Scarso non è, diciamo, che rispetto alle aspettative del rendimento di due anni fa, il rendimento di quest'anno è stato... Lui mi ha chiesto, Angelo, te conosci un giocatore italiano? Io l'ho visto le partite. Giocatori potenti e rapidi. Ti ho fatto questa domanda, potente e rapido. Ti aggiungo, Amrabat è potente e rapido? Amrabat non è da italiano, infatti. Secondo me non è da italiano. Secondo me no, perché... Pulgar sì. No, per te. No, nemmeno Pulgar. No, Pulgar. Il centrocampo deve essere rifatto. Allora, il centrocampista per eccellenza dello Spezia di quest'anno, qual è stato? Pobega. Che ha giocato poco, ma comunque c'era... Pobega è un giocatore che è fisicamente forte. Maggiore non è un centrocampista. Maggiore, secondo me, io sto parlando di centrocampisti. Per esempio, secondo me Castrovilli non è proprio un centrocampista, è più un trequartista, un giocatore, non fa la fase difensiva, quindi non lo puoi considerare un centrocampista vero e proprio. Lui lo puoi considerare un giocatore che gioca sulla trequarti. Quindi, per come gioca italiano, nella rosa attuale della Fiorentina non c'è un giocatore giusto di centrocampo. Secondo me in questa Fiorentina qui no. Max, non ti distrarre guardando quell'amichevole. No, seguivo. Bonaventura, per esempio, potrebbe essere un giocatore... Ora non so quante partite potrà giocare. Io non è rapido, però è un giocatore che si inserisce. E nel gioco di italiano. Ribadisco il concetto iniziale. Cioè, italiano ha bisogno di giocatori votati alla causa al 100%. Quindi, giocatori che corrono. Fanno le due fasi. E, insomma, la Fiorentina l'anno scorso è un po' difficile individuare dei giocatori che appunto. Con Angelo posso essere d'accordo. Possono essere. Però. Guarda, insomma, deve lavorare italiano. Vediamo su Angelo non ha detto una cosa sbagliata su Castrovilli, che quest'anno Castrovilli, per esempio, a parte la corrente alternata, dice anche Michel, ma è un giocatore che poi non fa la fase difensiva. No, ma io l'italiano di tutti, fare di tutti i centrocampisti fase. Della Fiorentina ora è l'unico Terrei. Però per me Castrovilli. Sì, però non è nemmeno un giocatore. Ti dico, non è nemmeno un giocatore che secondo me è un centrocampista vero e proprio. Più un giocatore che va dalla tre quarti in su, perché a fase difensiva non la fa Castrovilli. Quest'anno ha fatto rigori su rigori, quando rincorreva l'avversario, espulsioni. Anche l'anno precedente era suo anno migliore. Insomma, ci siamo già risposti. C'è da dire che aveva iniziato molto bene, perché se non sbaglio aveva fatto 4 gol nelle prime... E poi c'è stato naufragato nel marasma generale. Michel, però, di questi acquisti, di questi potenziali obiettivi, chi ti intrippa maggiormente? Ma se ce n'è uno. Per esempio, Zappacosta mi pare che abbia fatto bene nel Genoa. Zappacosta, grande gioco. Ripresosi, aveva avuto un infortunio gravissimo. Non confondiamolo con Spinazzola, No, no. Magari Spinazzola è bravissimo. Ho capito. Allora, magari. No, quindi Zappacosta, quindi mi sembra che si sia ripreso fisicamente dal gravissimo incidente. È sicuramente meglio di tutti gli esterni bassi destri che ha ora la Fiorentina. Chiunque, quindi, da Lirola in giù, chiunque sia. L'altro può giocare a destra e a sinistra. Se continua così, sicuramente questo, a piede invertito anche meglio di Biraghi. Sì. Se continua così, questo viene convocato anche lui in nazionale. E questo ti rispondo anche alla domanda che avevi fatto fra che cosa cambia tra Gattuso e italiano. Gattuso, di questi giocatori qui, non ne prendeva uno. Infatti, probabilmente l'unico Sensi, che però hai visto, ha avuto tanti problemi fisici, è anche Zappacosta, perché Zappacosta è come Isai. E l'altro sono giocatori fanno tutta la parte. Però sai, bisogna anche vedere, perché noi siamo qui buoni a parlare, però bisogna vedere anche cosa c'è di disponibile sul mercato. Per ora c'è questo tutto. È il problema. Per ora c'è tutto. Basta avere i soldi. Dipende. C'è questo piccolo particolare sottolineato da Massimiliano. Più sei bravo a fare trattative, più porti a casa. Sì. Però siccome a me piace anche a casa dare un senso di concretezza, date un voto scolastico a questi obiettivi della Fiorentina di ora? Quanto dai? 6.5 sulla carta, sì, 5.5. Bisogna farlo considerando il contesto generale. Questi giocatori. Dai un voto a questi qui. No, ma io ti faccio una domanda e poi ti do il voto. Questi giocatori verrebbero presi
per avere che tipo di ambizioni, che tipo di obiettivi per la Fiorentina? Migliorare l'anno scorso e cercare di avvicinarsi il più possibile a quello che il tifoso della Fiorentina vuole, cioè l'Europa. Non si sa che cosa voglia la società perché al momento non l'ha ancora detto. Io credo che ci voglia un qualche cosa di più sotto il profilo della qualità. Voto a questo, a questa 6. Massimiliano? Ma per me solo Sensi e Zappacosta varrebbero più di 6. 6 e mezzo. Se Sensi però insomma riuscisse ovviamente a fare una stagione completa. Mauri? Ma senti, di questi nomi qua, voto complessivo a questo mercato potenziale. A me di questi giocatori qui piace molto Zappacosta. Quindi dai, cosa dai? Scamacca, secondo me il giocatore non. Cosa dai? Un 6 per Zappacosta. 6. Angelo, quanto dai complessivamente se questo fosse il mercato? Se riprendi tutti e 5, sicuramente 6 devo dare abbondante. No, anche perché qualche valutazione va fatto. Scamacca è un centravante possente che secondo me può esplodere se lo prendi. Scamacca Vlahovic sarebbe una bella bravo. Zappacosta è un ottimo giocatore, sono d'accordo. Su Sensi l'unica cosa che ho il dubbio è sono infortuni, perché poi il ragazzo i piedi buoni ce l'ha, non è che voglio dire parliamo finalmente di un regista, lo potresti far giocare il regista se gioca come quello che ha bisogno la Fiorentina. E se questa la campagna ci girerebbe tanto. Se la campagna acquisti è questa sicuramente. È un po' più largo del 6 o no? Sì, anche un 6 più, anche perché 6. Voglio dire, se no ci lamentiamo. Aspetta. Perché vi faccio fare questo giochino che faccio fare anche a Gabriele? Perché poi vi faccio vedere un'altra cosa. Gabri? Io alzo di parecchio, per me è 7, perché in questi calciatori qui vedo, concordo con quello che ha detto prima Massimiliano Martini, perché secondo me la Fiorentina necessita di calciatori che hanno fame, e secondo me Messias è un calciatore che comunque è uscito tardi, Zappacosta comunque dopo un periodo di down ora sta risalendo. Ormai è uscito tardi me, perché era cena a casa? Come? Poi mai è uscito tardi? Perché la cena a casa? Non c'è più il coprifuoco. No. Ma guarda, Messias, se la memoria non mi inganna, è quello che arrivò su un barcone. Sì. Ha giocato nelle settori. A proposito di Crotone, faceva altri mestieri. Ha fatto un gran campionato. Giorgio, guarda, una piccola parentesi a proposito di Crotone. Io parlai proprio con. Non sto a fare nomi, lo sai, non mi piace farli. Però con una persona che ha giocato a certi livelli a calcio. E gli chiesi, gli chiesi proprio di Messias, perché tutti parlavano di questo Messias. Lui mi disse, dice Maurizio, mi è piaciuto molto Benali. Benali? Il centrocampista del Crotone, che è uno di questi trottolini, ti faccio un esempio, tipo quello del Napoli, centrocampista del Napoli sempre... Demme, bravo. Questi giocatori qui che con Gattuso... Sai che se ti sente Demme paragonarlo a Benali ti crea per ti spiegavo come caratteristiche fisicamente come caratteristiche Demme è anche un po' più però chi me l'ha detto di Benali sono persone che hanno giocato a certi livelli e quindi mi ha detto guarda Maurizio ho visto la partita mi piace Benali perché io gli parlai di questo Messias si dice ma io ho visto questo Benali secondo me anche con Italiano come caratteristiche parlo di centrocampisti puri certo se prendi Sensi o gioca Senso o gioca Castrovilli perché lì a quel punto se no sbilanci la squadra allora, hanno caratteristiche anche se Senso è più diciamo un 10 un regista fatemi finire sì, però Senso gioca più avanti Senso gioca anche più offensivo se sta bene è un centrocampista completo fatemi finire il giochino però un po' giocare con Castrovilli perché fatemi poi non hai fase difensiva fatemi finire il giochino poi discutete questi diciamo 6 abbondante valutazione 6 e mezzo quindi gli obiettivi 2 però, che non sono questi, perché questi sono uguali a quelli prima. Facciamo gli altri obiettivi, che erano quelli di Gattuso, erano Sergio Oliveira, Gonzalo Guedes, Politano, Isai, Ospina, Orsolini, Della Vega. Voto, tenendo presente che tra l'altro... Su questo Della Vega, Burdisso sembra essere ritornato in modo piuttosto prepotente. Costa anche lui uno stonfo e mezzo. Ma però, compreso Diego? Eh? Diego Della Vega. No, non è Diego Della Vega, è quello Zorro. Non è ma risparmiatevele questo. Guarda, abbiamo fatto una cosa combinata. Le solite io gli ho alzato la palla. E Angela Con Diego Della Vega. Il voto scolastico a questi obiettivi? Qui siamo da 8. Allora, se mi fai rivedere la grafica te li spiego tutti. Ancora. Io perché ero contento che era arrivato Gattuso, Giorgio? Perché Gattuso ti portava...
Sergio Oliveira, insomma, l'abbiamo visto in Champions l'anno scorso. Dello scandalo, eh? Gonzalo Guedes, Valencia, giocatore che gioca su tutti e due gli esterni, salta l'uomo potente. Politano l'anno scorso ha fatto dei numeri incredibili col Napoli, basta andare a vedere i gol e gli assist e le prestazioni che ha fatto. Isai, un giocatore che, come dicevo poc'anzi, copre tutta la fascia. Sì, Ospina. Sono d'accordo con 8. Maurizio. Mazzolini. Cavolo. 7, comunque, 7. Più dell'altra lista. 8 abbondanti. Sì, sì. Perché c'è Orsolini che bravo, è un giocatore eccelso, giocato a Firenze insieme a Coso. Orsolini è un giocatore di forza sulla fascia. Questo sarebbe stato, sì, insieme a Gattuso, 8 tranquillamente. Sì, sì. Mi sta prendendo per le vere, no, perché, lo so perché, ma avviso, lo sapete perché vi dico così 8? Perché voi sparate dei numeri. Io dico, se uno gioca con questi giocatori, uno, deve stare calmo, devi 6 e mezzo, 7 più. Se uno spara 8, poi chi compra, che ti devo dire, 3 o 4 centrocampisti, quanto gli dai? 24? Non vale più la regola. 3 per 8, 24. È perché sennò dobbiamo stare calmi. Cioè, uno, tutti i danni questi anni passati della Fiorentina, a me è dispiaciuto molto, è che proprio davano questi voti, 8 e mezzo, 24, 32. E invece erano giocatori da 6, questi... Michel soprattutto, che è sempre stato molto largo. Non ti preoccupare, perché tanto parla. Quest'anno lo fa più, perché da quant'è che vieni qui con noi? Ha capito, ha imparato. No, c'è il giudice supremo, supremo. Ha imparato, che è diventato un ragazzo per troppo bene. Troppo spesso avete ignorato, ma il giudice supremo è la Cassazione che ti dice, per esempio, allora, qual è il punto principale alla luce di precedenti campagne a questa eccezione? Che non si verifichi un secondo caso Amrabat, che io spero quest'anno venga fuori. Però, ma ti ha appena spiegato Maurizio che non è giocatore da italiano. No, Amrabat. Ma per dire, ecco, quindi si posso si fare un paragone per Caffagli, uno di questi giocatori. Per dare dietro un ragionamento, ecco, perché si fa le battute, però. Certo. Io vorrei ricordare quando hanno comprato Amrabat, poi hanno comprato un certo Agudero, poi hanno comprato. Agudelo. Aspetta, quello centravanti. Guamè, che era. Poi hanno comprato. Insomma, erano 6 giocatori, di questi 6 giocatori non se ne è fatto uno e hanno dato 8 e mezzo. Cioè, capito, non è il numero dei giocatori che si compra, si guarda la qualità. È chiaro che quei giocatori lì un 7 meno glielo può dare, perché ci sono alcuni giocatori che sono di qualità. Orsolini, si vede un giocatore che già ha giocato, poi Ospina è un buon portiere. Sergio Oliveira, tra l'altro, dovrebbe andare all'Atalanta, l'Atalanta vende Politano, sia Corlini che Sportiere. Politano è un ottimo giocatore, però poi mi fermerei, tutti quegli altri nomi, Gued, se tu ti chiami per esempio Ciccio Folla e giochi benissimo, continua. Non era Peppe Di Valle. Beppe Di Valle, no. Devi chiamare Guedes, allora dici, no, Guedes. Poi tu vai a vedere, ma andò a giocare. Gabri, quanto daresti di voto agli obiettivi gattusiani? Questi sono, questi tra 8 e 8 e mezzo. Questi sono quanto? 8 più. 8 mettiamo, più. Scusa, mettiamo. Molti di questi calciatori che della grafica hanno fatto la Champions. Cioè, devi fare anche riferimento rispetto alla squadra che è la Fiorentina, che è una squadra che da 2 anni o 3 lotta per non retrocedere. Quindi te metti in una squadra che ha lottato negli ultimi 3 campionati per non retrocedere, i giocatori hanno fatto la Champions. Perché? Avresti messo. Sì, avresti messo. Gli altri giocatori, quelli che abbiamo visto prima nel primo grafico, sono giocatori più da squadra che diciamo da mezza classifica. Più da, sì, più da italiano. Gli altri giocatori messi in mano a Gattuso, perché poi devi sempre anche valutare l'allenatore che li allena. Politano ha giocato con Gattuso, giocava con Gattuno. Isai giocava con Gattuso. Ospina giocava con Gattuso. Ospina, Oliveira ha fatto i quarti di finale di Champions col Porto, quindi sono giocatori. Hanno battuto, che non mi ricordo. La Juventus. Non mi ricordo. Allora, Oliveira ha fatto anche il calcio di punizione. Scusa, che più che battere la Juventus è stato quel portiere polacco, come quello tucciato in polacco, come si è visto anche ora in Polonia, che sono portiere d'albergo. Infatti la Juve quest'anno giocherà con un altro portiere d'albergo. Vabbè, dai, e riprenderei tutti voi polacchi. Io quando vedete i polacchi, della Juve, ve le regalerei tutte a voi. Io faccio tutta roba. Sui portieri polacchi sono d'accordo anch'io. Ho dei problemi con il commissario tecnico della Polonia, però. Ha giocato la Polonia per i giocatori che aveva titolare, ha giocato un calcio eccellente, no, ma è come stare da creare la Polonia, chi è? Non lo so, conosco che c'è invece la pubblicità e poi torniamo. Ha giocato un ottimo calcio, buoni lì. Scoprire
vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. Toscanaaeroporti.com. Nel cuore del nostro paese, dalle sapienti mani di maestri artigiani e dall'incontro tra tradizione centenaria e innovazione, nascono meravigliose ceramiche dipinte a mano. Coop.fi le ha selezionate per te. Hai tempo fino al 25 agosto per collezionarle tutte e trasformare la tua tavola in una vivace e coloratissima opera d'arte. Coop.fi. Fidarsi conviene. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Free Zanz. Libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Free Zanz. Professionisti contro le zanzare. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive. Dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Qual è la forma dell'amore? E dell'origine? Che forma ha la tradizione? Qual è la forma dell'allegria? Che forma ha il sapore? Sarà la forma della dolcezza? Pecorino Toscano DOP, la forma della bontà. Prova la comodità del parcheggio del Serraglio, a due passi dal centro storico di Prato e gratuito fino al 30 giugno. Incorniciate dalle bellezze naturali dell'Isola d'Elba, immersi nella campagna elbana, a pochi passi dalla spiaggia di Marina di Campo, appartamenti dai balleri, arredati con cura, completi di ogni comfort, quiete e relax garantiti. Per una vacanza indimenticabile, appartamenti dai balleri, www.casevacanzadaiballeri.com. Di Jair, guarda che ti stiamo parlando di coppe intercontinentali all'alba più o meno del 1966 a proposito di portieri portoghesi, perché Rui Patricio, portiere del Portogallo, ha preso gol dal Belgio, quindi è Belgio 1, Portogallo 0 e quindi per ora venerdì passa il è Italia-Belgio. Esce il Portogallo, dove gioca? Chi gioca nel Portogallo? È Cristiano Ronaldo. Ah, vale come bonus per la sconfitta. Augurati che passi il Belgio, Giorgio. Augurati che passi il Belgio. No, ma adesso io mi riferivo alle tasche di Gabriele. Vale come minimo abbassamento della vostra scommessa. Sono 67 gol, ciò sai. Vabbè, ci ho provato, Gabri, ma nulla da fare sotto tutti i punti di vista. Ritorniamo in casa Fiorentina, ritorniamo ora, è chiaro che da adesso in poi, no, è sbagliato dire da adesso in poi, perché comunque sia il mercato, almeno fino alla fine degli europei, è effettivamente fermo. Qualche affare tra una mezz'oretta abbondante, vedremo i movimenti delle altre, perché qualcosa è già successo, è interessante. Nico Gonzalez è uno forse dei più importanti, se non il più importante affare ufficiale chiuso. Non c'è dubbio. Non si può più dire che è una questione di mettersi la mano nel portafoglio, perché obiettivamente questo è un impegno economico non indifferente, l'acquisto più caro della storia della Fiorentina. Finalmente abbiamo trovato un giocatore che sulla carta ti piace. No, sulla carta io sento aspetti di vederlo in campo per valutarlo. No, aspetto quello sempre e comunque, ricordatelo. Questo io lo dicevo anche per Mario Gomez, purtroppo avevo ragione. Però ecco, anche per lui Gomez, questo ha avuto una carriera
insomma, non è che abbia militato anche in Germania in squadre top, nel Bayern, no, ha militato nello Stoccarda, che è anche retrocesso un anno. L'anno scorso lui ha giocato nello Stoccarda, che è arrivato nono, è arrivato davanti alla Fiorentina allo Stoccarda. Vorrei mica mettere la Bundesliga. Più che altro ha 23 anni, insomma. C'ha 23 anni, quindi cioè, cos'è? Vediamo. Non vuoi mettere... No, aspetta, perché questo è un discorso che piace a Angelo. Vuoi mica mettere la Bundesliga con la Serie A? In che senso? Nel senso che... È più importante la Bundesliga o la Serie A? No, saranno allo stesso livello, più o meno sotto questo profilo. No, volevo dire che un giocatore del genere, il un giocatore campionato che oggi, in Germania oggi, è allo stesso livello del campionato in Italia? Più o meno, sì, più o meno, per me sì. Cioè, ci poi sono in Germania vince sempre. In Germania ci sono così tante squadre di mezzo. Giorgio, scusa, ma lo chiede uno svizzero? È abituato a giocare nel campionato svizzero? Poi in Isatte, cioè, chiede a Mina Maurizio. Il punto fondamentale. A lui, non lo so. E cioè, che è un giocatore. Hai ragione, mi dimentico sempre. Un giocatore che oggi vale 27 milioni di euro, va bene. È evidente che viene qui perché si reputa che sia in grado di fare assolutamente la differenza. Ecco, questo è un po' il punto. Ora leggevo, mi scappava un po' da sorridere, dice: ma cosa ha vinto, che risultati ha fatto Gattuso? Insomma, ha vinto una Coppa Italia, ha portato un Milan in zona retrocessione, in zona quasi in Champions. Napoli, che era sempre in zona retrocessione, l'ha portato in Champions, voglio dire, comunque in Europa. Ragazzi, però, non scherziamo, perché... Però, vinto titoli... No, ha vinto una Coppa Italia. Una Coppa Italia. Capito. Gonzalez, fra le altre cose. Coppa Italia, c'è gente che la vince in tutta la vita la Coppa Italia. Io se vinco la Coppa Italia Fiorentina faccio festa, faccio festa per 10 giorni. Per 25 giorni. Sono 10 giorni a fare festa in giro per Firenze se vinco una Coppa Italia. Anche qualche mese. Volevo finire, poi mi fate perdere il filo del discorso. No, Gonzalez... Nella nazionale argentina viene preferito di gran lunga in questo periodo a Di Maria, che non è proprio l'ultimo arrivato. Sì. Quindi, per dire, ci sono tutte le premesse. Poi è chiaro che sarà il campo a dire se questo... Perché, per esempio, io fra l'unica nota negativa è che un mio amico esperto di calcio sudamericano mi diceva: guarda, questo bravo, però ha avuto troppi infortuni. Ha avuto un brutto infortunio la scorsa stagione. Più che la qualità dell'infortunio, la frequenza dell'infortunio. Sì. Allora, come giocatore a livello tecnico... Infortuni non gravi, però... Allora, su Nico Gonzalez c'è da dire una cosa. Giocatore tecnicamente e a livello di rendimento non si discute. Perché finito il primo tempo di Belgio-Portogallo 1-0, gol di Hazard. Però hai detto una cosa giusta, Michel. Il minore. Sempre purtroppo a livello... Ciao, ho fatto fatica a leggere il cognome sulla maglia. Ora stai a guardare i pulci. A livello di infortuni... Stiamo a fasti piccolini. Appunto ce ne due. Ne ha avuta abbastanza, cioè, soprattutto l'ultimo che ha avuto anche lì con lo Stoccarda. Insomma, sta abbastanza collaterale. Quindi è un giocatore che è bravo, però purtroppo viene da 2018. Ora gioca in Argentina. Allo Stoccarda ha giocato 74-75 partite ufficiali soltanto. Sono un po' pochino. In tre anni. Sì. È perché ha avuto questo che dicevamo. Ha segnato tanto perché ha fatto 24 gol, eh? Quindi quando gioca all'anno, segna più o meno, diciamo. Sì, però diciamo non è poi un giocatore che se è utilizzato nel ruolo di Di Maria non è proprio una punta 100%. No, è un attaccante esterno, di solito parte da destra, certo. E mancino poi piano invertito, come si diceva. Sì. No, poi è un giocatore che può fare anche all'occorrenza, diciamo, la seconda punta. Però ripeto, c'è questa incognita che non è di poco conto degli infortuni. Sarà meglio lui di Kokorin, credo. Guarda, Kokorin, lasciamo stare. È lì che stanno contando. Io no. Oggi c'è una notizia oggi. Della Lamborghini? Sei Lamborghini nella piazza rossa? No, le hanno sequestrato Lamborghini perché girava senza targa. Con l'autista. No. Girava con sei targhe. C'aveva sei targhe. Sì, ma fuori non ne aveva nemmeno una. Nel bagagliaio ce ne aveva sei. Pare, poi. Sì, così ha detto i giornali. Notizia di agenzia. Così dico. Io vi dico la verità. Ne ho sentite. Nel bagagliaio, fuori nemmeno una. A
solo qui a Firenze possono arrivare. No, ma infatti a me mi viene da ridere con sei targhe. No, no, questo però, ma che te ne fai? Tra l'altro uno la poteva mettere fuori, perché siccome arrivavano le multe non poteva andare nel centro storico, lui cambiava le targhe. Non lo faceva lui direttamente, perché la mamma, no, anche perché la macchina è antestata alla mamma per questo motivo, e non so quante multe pagano, lì paga delle multe salate. No, ma vedi, rischia di finire in Guardiola tante volte. Che mi fa veramente ridere a me è che io non l'ho mai visto giocare questo Coco, l'avevo visto tre minuti questo... però fra Lamborghini non è una rarità. Fatemi capire, io veramente ora Maurizio so che non l'ha visto giocare, che me l'ha detto, ma come non avete visto giocare nessuno? Se quando sono venuto qui sembrava un tutti avevano visto il calcio russo, dormivano la notte per vedere il calcio russo, e me la ricordo oh ragazzi, se no la gente dice l'ho visto, ma quando avete mai visto il calcio russo? E c'è la gente dice l'ho visto perché ha fatto bene, ma nomi e visto? Cognomi, nomi e cognomi devi fare. Il tuo. Ragazzi, ogni tanto è bello così, ma chi ci sta a casa se ne ricorda, non diciamo questo, il calcio russo, ma chi lo guarda? Allora, ma chi l'ha mai visto giocare il calcio russo? Gabri. Luciano D'Empoli ci scrive, ma chi se ne frega di pagare la clausola, l'importante è che sia arrivati alla conclusione di questa situazione ridicola e stucchevole. Ovvia ci scrive Lorenzo, intanto ci sta un allenatore, ora qualche buon innesto iniziamo il rinascimento. Viola, poi un altro telespettatore che non si firma, Giorgio, ci scrive che, e ci ricorda che in realtà questo gesto, insomma, di pagare una clausola con un allenatore sotto contratto è già stato già successo due volte, tra l'altro a distanza nemmeno di 5 anni, con Vincenzo Montella prima e Paolo Sosa rispettivamente con Catania e Basilea, quindi proprietà, insomma, precedente ad ogni modo, sì. Adesso, ma io onestamente ripeto, l'etica è un concetto veramente astratto nel mondo del calcio, però io non anche è che estraneo al mondo del calcio, molto estraneo, astratto, tutto quello che ti usa i termini che vuoi, però io onestamente e sinceramente non mi scandalizzerei molto del fatto di andare no. Di essere no, perché è così astratto dell'atteggiamento della società. Se proprio devo stupirmi di qualche cosa, mi stupisco dell'atteggiamento di Italiano, ecco, che ha appena rinnovato ha detto di sì, ecco, cioè un po' un atteggiamento ondivago. Io però mi preoccupa in chiave fiorentina, nel senso che dopodomani arriva l'Inter e chiede a Italiano vieni e lui ti lascia in braghe di tela. Però scusami, ecco, Giorgio, ma cosa si pretende quando si fanno contratti o le clausole rescissorie? Però io, Giorgio, ti voglio mettere in difficoltà, nel senso, te sei qui a Toscana TV, gestisci tutta la redazione sportiva, tutti i compiti. Se un domani arriva per te un'offerta superiore, la CNN che ti dice: caro dottor Micheletti, venga da noi, cosa fai? Ovviamente nel 90% dei casi te poi magari sei capace anche di dire che io sono scemo, per cui io non faccio però testo, che cosa è chiaro che Italiano si presenta un'opportunità che è ben superiore a quella di essere stato l'allenatore del Trapani, ma era tutto calcolato, perché se ci hanno messo la clausola rescissoria nel contratto Italiano, sì, ma infatti non è... vabbè, però pensavano che probabilmente è normale, tutto, tutto normale a livello imprenditoriale, se Gattuso non se ne va a livello imprenditoriale un direttore generale lo prende, cioè non è da tutto scandalizzarsi normale. Io ho fatto solo anzi l'accenno sull'etica, perché qualcuno diceva no, perché queste robe non esistono più nel calcio, ormai ognuno fa quello che vuole, cioè ti paghi i contratti, si sbeccano i giocatori, è diventato ormai un business. Guarda quello che sta succedendo e dici cosa c'entra, ma per farvi capire, perché siamo allo sbando, l'UEFA quant'è allo sbando, cioè se stanno facendo a colpi di mercato Paris Saint Germain, Manchester City e Manchester United, dice, tu compri uno a 100, io 150, i fair play finanziario poi Romina l'hanno escluso. Ma l'emiro del Paris Saint Germain è amico di Ceferin, sì, ma vanno tutti in galera, è un problema di tempo, lo arrestano tutti, perché Ceferin era abituato con delinquenti, più grandi delinquenti del mondo a trattare, lo sapeva che l'avvocato è più grande, la scalzone del mondo. Ritorneranno in galera, perché cioè, sta succedendo l'idea di Dio, non ci sono regole di niente, cioè ognuno fa quello che gli pare. Adesso questa roba poi finisce come sempre, perché non è che ti puoi mettere, cioè quello si compra un giocatore, dice ne compro 100 anch'io, ma ci stessi non potrebbe comprare meno le caramelle. Ma lo dico questo per dire che non c'è più regole, Giorgio, ormai succedono fenomeni opposti, Angela, vedi il caso Donnarumma.
È una cosa incredibile. Cioè, il Paris Saint Germain sta comprando il Milan, lo perde a zero. E già questa è una cosa incredibile. B, questo riesce a mettere in braghe di tela tutta l'organizzazione. Il Milan, mi permetto di dire, ha perso già due giocatori e forse ne perderà tre. Solo, ma scusa, il Milan è una situazione drammatica. No, non è come quando lo dicevo il mio amico. Il Paris Saint Germain aveva Kaiser Navas come portiere, ottimo. E deve andare a spendere 12 milioni di stipendi. Che giro c'è sotto? Perché è evidente che è una cosa che non torna. Sempre lo stesso procuratore. Diciamo. Però io vorrei restare in chiave fiorentina con Maurizio Canino e con Massimiliano Martini per chiedere, alla luce dell'ufficialità ormai dell'arrivo di Vincenzo Italiano, domani dovrebbe essere il D-Day, il mercato della Fiorentina sulla carta. Sulla carta, perché poi ha ragione Michel, bisogna sempre vedere poi come si gioca, e più che come si gioca bisogna sempre vedere i risultati. Quest'anno, Michel, cosa ti aspetti? Risultati o gioco? Dai, te ci provi ogni volta, io te l'ho sempre detto, che ai risultati si arriva molto più facilmente in presenza di gioco. Risultati o gioco? Certo. Perché l'Italia ieri gioco ha fatto il risultato. L'Italia ieri giocando? Il primo tempo per me ha giocato l'Italia. Infatti il risultato alla fine del primo tempo 0-0. 0-0, ma insomma, però le occasioni... Risultato alla fine del primo tempo? 0-0. 0-0, ma le occasioni... Come è calato il livello di gioco, risultato 2-1 per l'Italia. No, nei supplementari l'Italia è tornata al livello del primo tempo, come minimo. Io allora devo cambiare televisore. No, è ufficiale, devo cambiare televisore. Ha fatto 3 azioni, 2 gol. Sbaglio? No, io non... Qual è tutto il bel gioco? E che cosa è importante? È morto qualche giorno fa uno dei più grandi presidenti e giocatori anche di calcio, Boniperti. Qual era il suo motto? Te lo ricordi? Me lo ricordo, è il mio. Il risultato non è importante, ma è tutto. Il risultato non è importante, ma è l'unica cosa che conta. L'unica cosa è conta. Sì, però scusami, vincere giocava in una Juventus che non te lo devo insegnare a te. C'aveva gente del tipo di Ciazza e Sivori. Cioè sì, il top ho capito, ci ma è uguale nel calcio, tutto il resto gioca bene, gioca male, fa due passaggi. Alla fine il calcio vince chi vince, la palla la butta lì dentro. Bene, allora ritorno al capo a 15. Detto questo, il mercato della Fiorentina secondo voi deve produrre cosa come ruoli? L'arrivo di chi? Parti, Maurizio. Allora, io guarda, ci aspetti che il mercato della Fiorentina in chiave arrivo italiano porti. Io ti dico che il mercato della Fiorentina secondo me sarà un mercato a ribasso. Perché? E mi collego a tanti discorsi che ha fatto anche in passato Angelo. Si tratta di numeri. Le società adesso, la maggior parte delle società, se vuoi tenere i bilanci in un certo modo, poi Angelo lo spiegherà meglio, l'ha detto tante volte. Fiorentina ha fatto la lista della spesa Gattuso, come dicevamo prima, e l'abbiamo visto. Quei giocatori che abbiamo visto prima, la famosa lista Gattuso, sono giocatori che se li vai a comprare fra procuratori e costi del cartellino e ingaggi vai a strabordi. E allora? Con Italiano naturalmente, che è un allenatore che ha avuto giocatori di più modesto valore rispetto a Gattuso. Ti cambio prospettiva di domanda e coinvolgo nella risposta a Michel. Tu sei un tifoso della Fiorentina. Sei un tifoso della Fiorentina. Adesso sei contento dell'arrivo di Italiano? O eri più contento, lascia perdere com'è finita, o eri più contento che fosse arrivato Gattuso? Gattuso mi dava, come ti dicevo poc'anzi, mi dava la possibilità che arrivassero dei giocatori, perché sapevo che Gattuso... Quindi eri più contento se arrivava Gattuso? Perché con Gattuso lui ti chiedeva dei giocatori per tornare in Europa. Con Italiano, secondo me, anche per un discorso probabilmente di bilanci, poi Angelo sui numeri è preparato, è un discorso secondo me che probabilmente si sono resi conto, e per fare una squadra competitiva ti ci vorrà almeno un paio d'anni. Perché se te vai a comprare i giocatori tutti adesso, a certi giocatori come Oliveira, come Guedes, ti ci vuole 100-200 milioni, non solo la lista. Quindi, ma vai a vedere quella Maurizio, lista. Rimaniamo al decimo posto, se ci vuole 2 anni. No, intanto ti avvicini cerchi di avvicinarti, diciamo, alla parte posto, sinistra della classifica. Comodo, tranquillo, non lo butterei via. Cioè, non è che Roma la costruisci in 2 giorni, nel senso. Sì, ho capito. Fiorentina però adesso deve fare un cambio. È 40 anni che si sente dire le stesse cose. Dai. Lo so, però. Ha ragione Michele. No, sempre meglio la sofferenza degli ultimi anni. Sì, no, però
pensare subito di andare a un anno. Allora Gattuso è venuto qui, ha chiesto delle garanzie. Avevamo accolto favorevolmente l'arrivo di Gattuso, sì, anche in chiave perché mercato, ti portava, no? Perché giocatori. Dicevamo che, come si è visto anche alza dalla lista della spesa di prima, si sarebbe aperta una possibilità diversa sul mercato con Mendes, certo, e certo, compagnia cantante. Con l'italiano queste prospettive ovviamente non ci sono, perché l'italiano sarà un allenatore che più o meno, però scusami Massimiliano, potrà fare poi scelte. Non è mica detto che i nominativi indicati sulla lista di Gattuso poi non debbano venire. Chi ci dice a noi che, per esempio, io penso siano... quel Gonzalez, se non sbaglio. Sì, ma Gonzalez appunto voleva arrivare lì. L'unica prospettiva interessante, secondo me, che si è aperta è quella del canale argentino con Burdisso. Gonzalez è arrivato con Burdisso, non c'entra niente Gattuso. Sì, ma se Burdisso riuscisse a fare qualche altro colpo interessante. De La Vega è un altro su cui lui sta lavorando. De La Vega, però era d'accordo. La cosa Gattuso, che no? cambia. Potrebbe essere qualcosa che cambia un po' lo scenario. Con Gattuso venivano giocatori di livello e che costavano certe cifre. Con l'italiano secondo me no, questa è una mia impressione. Ma quindi l'ambaradan succede perché la cifra era eccessiva. Non è detto. Quello... Cioè, ma se te vuoi andare in Europa League, Michel, devi prendere giocatori di un certo calibro. Aspetta, però fermo, ci vuole anche certi fermo, soldi. Fermi tutti. Correggetemi se sbaglio. Non si è detto più volte, ma la Fiorentina per migliorare deve seguire l'esempio Atalanta. È vero? È stato detto più di una volta? Che è un bel modello. E poi mi fai parlare troppo, Giorgio. Non me li fa questi esempi qui. Perché io poi ti rispondo, sai come ti rispondo? Ce l'hai te Sartori? No. Ce l'hai te Gasperini? Finire. No. Ma perché? Ce l'hai per Cassi? Gosens non può stare a Sensi? Sì. De Ron non può stare ma per... Ma c'hai per Cassi... c'hai Zingonia. Ma quando a Bergamo avevano comprato questi pifferi cinesi, e ma non a Firenze la struttura tecnica soprattutto che c'ha l'Atalanta non c'è. De Rossi, il miglior giocatore. Ma si ritorna sempre. Quando sono arrivati a Bergamo non se li nessuno. Senza offendere nessuno, dai, sennò si ritorna sempre ai soliti discorsi. Ma noi abbiamo uno Zingonia, per adesso no. Abbiamo un Sartori, per adesso no. Abbiamo un Gasperini, per adesso no. Abbiamo un Percassi, per adesso no. Con tutto il rispetto, l'abbiamo detto tante volte. Forse il padrone ci vorrà del Fiorentino è un po' meglio i Percassi, sì, come sì, ma io parlo di ma io non parlo di soldi, io parlo di competenze. Di competenze parlo. L'Atalanta, se no, non sarebbe tutti gli anni. Quanti anni hai, Angelo, che vanno in Champions League? È già 2-3 anni di fila, vanno sempre arrivano sempre fra le prime quattro. Io vedevo ieri la Danimarca, questo mele. Se no, di che si parla? Che sembra, per me era un illustre sconosciuto, fortissimo. Ma perché c'hanno un settore tecnico, lo scouting, vanno a vedere i giocatori e ti prendono tutti, ecco, i giocatori e qui non li conosci nessuno. La Fiorentina dovrebbe sicuramente fare come l'Atalanta. Per esempio, oggi la Repubblica Ceca, che ha battuto l'Olanda e nessuno gli avrebbe dato una lira, ci sono 3 o 4 giocatori che giocano in patria e che potrebbero, insomma, seguiti con uno scouting normale da Atalanta, sì, potrebbero tranquillamente. La Fiorentina era stata dietro a Soucek, che mi pare Polesce, questo che ha risolto la partita in particolare. Sì, però ribadisco il concetto. Quando si trattava di criticare, bisogna fare come l'Atalanta, se per caso adesso fai come l'Atalanta, cioè pigli dei pipponi dal punto di vista del nome, ma poi italiano te li trasforma, certo, sul campo, questo, in giocatori che vincono, ti fanno divertire e ottengono dei risultati, hai fatto come l'Atalanta. Tanto di cappello. Questo, no? Ma magari ci fosse tanto di un processo del genere. La mia domanda è, perché criticare o partire già con lo spingardone sui non nomi? No, Giorgio, io non è che parto con lo spingardo, io parto col freno a mano tirato, nel ma senso, perché aspettiamo, vediamo chi arriva, vediamo perché le prime partite. Perché è ascoltato dalla campagna acquisti un anno e mezzo fa, te l'ho detto prima, Amrabat era il miglior miglior centrocampista d'Europa, era quasi da pallone d'oro, te lo ricordo. Però voglio dire, se poi il campo smentisce le previsioni della piazza, tanto meglio, cioè nel senso, questo è evidente, non è che compri l'ignoto sconosciuto e poi pretendere che siano però tutti contenti. Poi corri il rischio di passare per incoerente o per passare di quello che sale sul carro del vincitore. Quando cerchiamo il campo poi ti dà risposte positive, la squadra gioca e diverte,
me ne frega un accidente se prima c'erano stati giudizi negativi sulla campagna acquisti, non me ne frega assolutamente niente. Sì, a me quello che importa è che la squadra gioca. Chi fa il nostro mestiere no. Se fa il tifoso ci sto, ma chi fa il nostro mestiere no. No, chi fa il nostro tifoso, io posso dire ad oggi, siamo a giugno, non mi tornano gli acquisti di X, Y e Z. E li critichi? Poi li critico. Poi comincia il campionato, X, Y e Z vanno benissimo. È merito dell'allenatore. X, Y e Z sono bravi. Merito dell'allenatore hanno di chi li ha smentito comprati. Le previsioni antecedenti. Merito dell'allenatore o di chi li ha comprati? Di entrambi. Allora, quelli che hanno fallito quest'anno è colpa di chi li ha comprati e di chi li ha allenati. Decidiamoci. L'abbiamo sempre detto. Abbiamo sempre detto che era colpa di Pradè che li aveva comprati. Anche. Ma io non ho mai sentito critiche nei confronti di Iachini o nei confronti di Prandelli, tanto quanto quelle nei confronti di Pradè. Questo sono d'accordo, è vero. Però comunque, anche non è che gli allenatori... Far meglio di quest'anno da qualche altra parte, perché se continua così vuol dire che sono i giocatori che hanno qualche limite. Vai Gabri. Sì Giorgio, volevo rispondere un attimo a Angelo prima. Prego. Che ancora non... Però approfittane ora per rispondere perché poi devi pagare le pizze. Sicuramente. Ma quante pizze, scusa, ma quante pizze ti hai pagato? No, siamo... È una pizzeria gli dai. Fa prima a comprare la pizzeria. No, allora, sicuramente su questo sono d'accordo con te che l'italiano è un po' un salto nel vuoto, cioè rispetto a Gattuso è come veramente mangiare e stare a guardare. Però allo stesso tempo dico che sposo la teoria un po' anche di Stefano Cecchi, che ho seguito insomma la scorsa puntata, che le migliori fortune della Fiorentina sono spesso arrivate con scommesse. Credo che l'ultima sia le ultime due, Montella in particolar modo, il primo Montella ovviamente, Paolo Sosa, tornando riavvolgendo il nastro ulteriormente con Ranieri e Malesani. Quindi secondo me contano i calciatori che poi metti a disposizione. Più, Ranieri non era più che il... Però arriva dalla Serie B, Malesani sì, era una scommessa. E quindi? E quindi secondo quindi me... Cioè, la scommessa può partire sotto buone prospettive. Secondo me sì. Io la penso... Poi è chiaro, ripeto, è una scommessa. Pur sempre di scommessa si tratta, si parla. Sai, e gli dovranno essere messi in posizione calciatori. Il tuo ragionamento ha una logica, io te lo seguo attentamente. Vedi, se una scommessa la fa una squadra che, come dire, che ha vinto, vuol cambiare... Fa una scommessa, gli va male e poi ricambia. Ma una scommessa è una squadra che sono 5 anni che patisce per retrocedere. Tre anni che patisce per non retrocedere e continua sulla scommessa. Ci ha fatto male De Bruyne. È una mia interpretazione. Non è che ti voglio dire. Perché il tuo ragionamento ha una logica. Si sai, scommettiamo. A forza di scommettere poi qualche volta... Sai come quello va a scommettere al banco? Però Angelo, visto che è successo quel che è successo con Gattuso, cioè tu avresti puntato su un tecnico tipo Ranieri? Sì, per fare perché un avrei puntato su un tecnico di calmare la piazza, e buttare le basi per costruire qualcosa importante per il futuro. Cosa che con italiano secondo te non può succedere? Non lo so Giorgio, è italiano allenato, non voglio dire né sì né no, vedi, non so, stavolta sono anche buono, perché può darsi... Però, aspetti di vedere. È una scommessa. È una scommessa, come tutte le scommesse, già la parola lo dice, è una scommessa, una squadra che si aspettano. Il mio amico Michel, ma lo cito perché l'ho qui davanti, ma ne potrei citare tantissimi tifosi amici fiorentini, che non si aspettano una scommessa ma qualcosa di più robusto, e capisco che quando è stato preso Gattuso l'entusiasmo di Michel o i suoi simili, scusa Michel così ti cito, ma per dire... Perché secondo te la piazza non risponderà con la stessa intensità e con lo stesso calore con la quale aveva risposto all'ingaggio? Non lo so, dipende anche dai tipi di giocatori che gli prende o meno, perché se qui comincia, che può succedere nel calcio, perché se all'inizio puoi perdere qualche partita risiamo nel caos, la piazza è stanca, la piazza di Firenze... Gattuso andava a coprire tutte queste cose con entusiasmo diverso, con la speranza che io avevo scommesso, ti ricordo, dicendo che la Fiorentina sarebbe stata la sorpresa di quel prossimo campionato con Gattuso e avrebbe portato anche in Europa, perché ti cambiano queste cose, ti prendi quei 3 o 4 giocatori giusti che ci vengano volentieri, anche vedi Giorgio, se vuoi prendere alcuni giocatori stranieri sicuramente, come questo, io non lo conosco questo Gonzalo, mi dite che è buono e prendo atto, ma se vuoi prendere altri giocatori che sono sul campionato italiano, che in qualche modo hanno ambizioni, e non è che ti ci vengano volentieri, con Gattuso ti ci viene perché sai che ti può fare il salto,
di qualità ti può portare là. Con questo VIC, come giustamente dite voi, una scommessa, se mi permette tu stesso, ma io stesso fossi un giocatore, direi ma insomma preferisco, se ho degli obiettivi, di giocare in un'altra società. Assumi a questo appunto le ultime stagioni non positive, solo questa la valutazione. Io non è che voglio dire allora, che non butto via nulla, però queste sono le realtà. È una scommessa, ma Giorgio, ma poi Ranieri, Angelo ha parlato di Ranieri. Ranieri negli ultimi anni dove è andato ha fatto risultati. A Roma mi ricordo la presa era in zona di retrocessione. Ammonito il milanista Dalot. Ammonito il milanista Dalot. No, io poi Maurizio Ranieri l'ha ripreso in un'ottica di dire, visto quello che era successo con Gattuso o meno. Questo argomento però teniamolo qui un attimo, perché voglio sentire la reazione di Michel, che spero di provocare con una considerazione partendo da questa tua considerazione. Però prima la pubblicità, grazie Gio. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Insieme continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio COP, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi. Riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. COP. Una buona spesa può cambiare il mondo. No, grazie. Con FreeZanz ti liberi subito delle zanzare. Info su freezanz.it. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile! Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. E allora, Michel, la considerazione che ha fatto Angelo, con Gattuso determinati giocatori, virgolette, erano garantiti. In chiave Vlahovic, l'arrivo di Italiano, come lo leggi? Ma non lo legherei al discorso dell'allenatore, il recupero di Vlahovic. Intanto c'ha altri 2 anni di contratto. L'anno prossimo, se non arriva qualcuno che ti dà uno stonfo di soldi e tu non decidi di venderlo, il prossimo campionato è qui. È qui. E questo è già una cosa fondamentale. Fondamentale. E ripeto, se non arriva uno, perché so per certo, e poi ne parliamo perché poi entreremo nel mondo del mercato, che la Juve, se vende Ronaldo, ci pensa tanto. Il Milan, se trova determinati denari, ci pensa tanto. Non c'è dubbio. Bisogna vedere. Certo, però siamo sempre al solito discorso. E poi ci sono gli inglesi. Andiamo a vedere a monte. Quali sono le prospettive della società?
per l'anno prossimo, ma anche per quelle a divenire. Aggiungi, sono... però, leggilo però nel discorso che ha fatto, sì, che ha fatto Angelo. Viene... Ci sono con obiettivi Gattuso, di un certo avevi tipo. Un certo tipo di obiettivo, sì, che poteva essere usato nella trattativa. Con attraevi italiano, giocatori di una certa rilevanza. E a quelli, allora, forti dicevi... Stiamo a vedere lo sviluppo di questa campagna acquisti e cessioni, perché per esempio che sia venuto l'esterno destro della nazionale argentina che abbia preferito Firenze a una cifra non indifferente, mi sembra che sotto questo profilo potrebbe essere un segnale incoraggiante per il popolo viola. Poi vediamo, ecco. Però, è chiaro che se poi arriva però italiano, non mi ha risposto su Vlahovic, questa se, considerazione se arriva italiano e riesce a mettere su una squadra anche con giocatori non di grandissimo nome ma che però gioca, fare risultati. Io per esempio prima avete citato la partita d'andata, quella che si giocò a Cesena, lo Spezia perdeva 2-0, fece una gran partita, sì, poteva addirittura ribaltarla, esatto, quindi c'era un certo tipo di gioco. Vediamo se questo allenatore sarà in grado di riproporlo in una piazza ben più difficile, ben più dura rispetto a Spezia come vedi, a Firenze. Il beh, dubbio che a me mi assale da un po' di tempo a proposito anche di Gattuso, perché la verità, come diceva Giorgio all'inizio trasmissione, non la sappiamo non la sapremo neanche. Io non vorrei che Gattuso, quando è arrivato a Firenze, magari gli hanno detto guarda, certi allora, giocatori tipo come mai... potrebbe essere anche Vlahovic, Mauri, Gattuso lo dovremo sì no modo, faccio un esempio, io non vorrei, capito, che magari col fatto che sia arrivato un allenatore che, come dicevi te, con giocatori che venivano molti dalla Serie B, perché molti dello Spezia della Serie B, qualche pezzo grosso della Fiorentina, e che poi la Fiorentina alla fine ce n'ha uno, magari, capito, non so, Giorgio ha detto una cosa sacrosanta, la Juventus sta cercando un centravanti di spessore, il Milan lo stesso. Ora, io mi auguro che Vlahovic a Firenze resti almeno un altro anno, però sai, non vorrei che magari sul mercato... L'acquisto di Italiano, che è un allenatore, come dicevamo, di sistema, di modulo, che con anche giocatori di seconda fascia o terza fascia o semi sconosciuti, vedi il Galabinov di inizio campionato, che poi Onzola. Lo stesso Onzola che veniva dal Trapani in Serie B, che noi vedemmo l'anno scorso in Serie B più di un'occasione, ci fosse anche un cambiamento di strategie. Poi che c'entra, come dicevi te Michel, se lui anche con giocatori di livello più basso riesce a far bene, tanto di cappello, riesce a fare i risultati, sì, riesce a far giocare bene la andiamoci squadra. Insomma, ad oggi questo è un tipo di futuro, deve essere questo il tipo di futuro che ci si deve augurare e che sì, si realizzi per la Fiorentina. Aspetta. Perché un futuro in lotta per lo scudetto non credo che veda la Fiorentina protagonista. Quindi Massimiliano, a oggi 27 sì, giugno, mentre se fosse rimasto Gattuso si poteva tratteggiare una sorta di strada che la Fiorentina poteva aver intrapreso, a oggi no. Beh, oggi è un po' più difficile. Oggi diciamo fare... che ancora non si sa qual è la strada davanti. Sì, anche perché è giusto, insomma, partecipi anche l'allenatore a questo punto alla costruzione della nuova squadra, no? Quindi ancora non è ufficiale, aspettiamo questa settimana. Certamente però la Fiorentina si dovrà affrettare perché ha perso un po' di tempo dietro la questione dell'allenatore, delle scelte dovranno essere fatte abbastanza rapidamente anche per mettere a disposizione l'allenatore una rosa. Le date sono confermate per il raduno, per vabbè, ma c'è 60 giorni per la campagna. Sì, poi, vabbè, sì, per carità, c'è tutto agosto, il campionato comincia il 21 agosto Sì. E poi insomma, se si vuole dare la possibilità a Italiano, abbiamo detto, no, che Italiano lavora in certa maniera sui giocatori con le proprie rose, se si vuole dare la possibilità di lavorare bene a Italiano, bisogna al più presto mettere a disposizione una rosa definita. Vedi, anche perché scusa Maurizio, no, assolutamente, il regalo più grosso che potrebbero fare a questo nuovo allenatore è quello di andare in ritiro con una rosa quasi completa. Non puoi farlo, ci sono gli europei, giocano tutti, anche quelli che vuoi comprare o sono in Coppa America. Speriamo. O stanno giocando gli europei. Quindi vorrebbe dire a Moena, che no, se siamo interessati a gente che sta facendo gli europei magari a buon livello, potrebbe essere questo bene, no? Una cosa ulteriormente positiva. Però è chiaro che un allenatore prima c'ha a disposizione
il più possibile della rosa. Anche a me piacerebbe uscire con Monica Bellucci a cena, ma non credo sia disponibile. Vedi, quindi assolutamente uguale. Secondo me c'è anche un cambio di strategia, Guarda, sarò rapidissimo. Cambio di strategia cosa? Perché la Fiorentina si è resa conto perché per costruire una squadra forte con certi tipi... Il modello Atalanta. Infatti, è così. Pigli dei pipponi dal punto di vista dei nomi, poi hai un allenatore. Che li sa far giocare, come sembra che italiano sia. Modello, e come doveva essere lo scorso anno con Juric. Dalle lacrime passi ai sorrisi. Juric, per esempio, che doveva essere... italiano. Sì, no, ma io stavo dicendo come scelta strategica, no? Avevano deciso a Fiorentina, prendiamo giocatori magari meno conosciuti, un po' come ha fatto il Verona, che negli ultimi il Portogallo. Campionati ha fatto comunque con giocatori non eccezionali, ha fatto dei campionati comunque al di sopra di quello che doveva essere la zona salvezza. Fiorentina probabilmente fa questo modello qui, modello Atalanta, come dicevi te. Certo, Gasperini, ripeto, un allenatore che veniva già da un'esperienza al Genoa, dove aveva lottato per la Champions e tutta, italiano, gli andrà dato un po' di tempo. Poi vediamo quello che succede. Però la giustamente ha impiegato un po' di tempo prima di arrivare. Sì, ti ricordi, disse anche che stava per essere esonerato dal presidente, poi dopo c'era stata quella vittoria che aveva cambiato un po' le cose. Quindi è un cambio di strategia e vediamo cosa succederà. Gabri, che poi andiamo a interessarci degli altri movimenti della Serie A. Sì, Giorgio, perché ci arrivano notizie direttamente dalla Liguria, ovvero dalla fonte cittadellaspezia.com, perché il calciatore... Uno dei portali meglio fatti e meglio realizzati al Golfo dei Poeti. Il calciatore praticamente con cui la Fiorentina praticamente, tra virgolette, pagherà lo staff tecnico di Vincenzo Italiano non sarà Ranieri e dovrebbe essere addirittura un calciatore più giovane, quindi un calciatore probabilmente della primavera, così meglio. Riporto. Meglio. No? Sai, questo Ranieri, il Dalle Mura, Luca Ranieri, sì. Faccio l'esempio della situazione. Dalle Luca Mura, Ranieri ha giocato in prestito dalla Spalla, Munteanu, Spalluto potrebbe anche essere uno di questi. E tra l'altro, certo, costa poco lo staff di Italiano. Allora, costa 800.000 euro perché costa 1.000.000 lui e 800.000 euro gli altri. Anche troppo. Anche questo sarebbe un altro argomento da sviluppare con la logica di Angelo, perché che io piglio un allenatore, no, devo pigliare 9 persone. Vabbè, ora sotto, per esempio, io come staff, allenatore dei portieri, preferisco Pinco Pallino, invece te mi imponi di prendere Pinco Panca. Perché lui vuol riportare il modello. No, ma non è solo italiano, cioè sono tutti italiani. Sì, ma io sono d'accordo con Michel. Tutto questo nasce perché ormai sono diventati, non vorrei adoperare, delle bande, perché i procuratori ci hanno... Ma è anche giusto. Sì, cioè, però voglio dire, io ti prendo come allenatore, abbi pazienza, però o ti pago e ti dico tu lo staff... facciamo una cosa, anziché 1.500.000 ti do 2, però tu lo paghi, arrangiati, perché non è che posso pagare il cameriere, la donna di pulizie, e quello che mi fa gli spaghetti, e quello che mi fa le cose, e non va bene così, siccome parliamo spesso del calcio... E paragonata alla grande impresa, e l'impresa non funziona così. No, invece sì, secondo me sì. Ma no, non funziona così. Calcio a quei livelli ha bisogno di uno staff. Se trasli il ragionamento nelle grandi industrie, prendi l'amministratore delle gare. Mica gli pago anche la cameriera. Capito, però se io devo fare un lavoro sul campo, ho bisogno di persone che fanno le cose. Ho capito, ma io ti assumo le persone che c'hai lì dentro, parli di questo, che c'hai dentro. E non che tu tutte le volte che vieni mi porti 40 persone, io devo licenziare 40 persone. Dovrebbe essere così. Io non sono d'accordo, io sono l'allenatore col pacchetto, ma penso che il presidente Commisso fa bene a farla, però, se trova l'accordo con gli altri, perché trovare alleati, perché per questa battaglia va portata fino in fondo, così non può andare. Stando un po' in tema, quando questi calciatori arrivano da altre piazze dove avevano vissuto per un po' di tempo, trovano una casa in affitto, bella, brutta, chi la paga secondo voi questa casa? La società, che quello paga. Allora, sì, ma non va bene. È un'altra cosa, non va bene. Che non va bene, ma io ti do questi soldi, ti arrangi. Ci paga il procuratore. Guardate che questo succede solo in Serie A, perché nelle altre serie esistono solo i contributi per gli affitti. Bravo. Cioè, le società ti danno un X al mese come contribuzione per pagarti l'affitto. Se ci stai dentro, ci stai dentro. Vuoi pagare di più, ce la roulotte. Dormi nella roulotte. O se no, se vuoi pagare di più. Ma insomma, sono tutte cose che... Va bene, i contratti di oggi... Guardate che cosa è già successo però in Serie A, perché qualcosa è già successo dal punto di vista dei passaggi. Çalhanoğlu ufficiale, passato dal Milan all'Inter. Rodriguez dallo Stoccarda alla Fiorentina.
Donnarumma dal Milan al PSG, Hakimi dall'Inter al PSG. E Giroud è a un passo dal Chelsea al Milan, Frabotta dalla Juventus, avessi detto. Siamo passati da Giroud a Frabotta, però ragazzi questo è il mercato, dalla Juventus al Genoa, Bonifazi, altro nomone, dalla Spal al Bologna, Van Hooijdonk, ecco non pigliatemi per matto, non è Pierre quello con i dentoni fuori peggio dei miei, è il figlio, che è passato dal NAC Breda al Bologna e Alex Kordaz, avessi detto Dino Zoff, dal Crotone all'Inter. Questi al momento sono gli affari ufficiali, come avete visto c'è una prima fascia da 12, una seconda fascia da 6. Sì, no, mi meraviglia l'Inter che sta comprando un po' tutti, diciamo, da carrozziere tutti i giocatori. Sì, appunto, cioè, ecco, però questo mi dà, tanto nei prossimi giorni quando sarà il mercato l'Inter gli vanno via 4-5 giocatori di peso. Hakimi è già andato, 70 milioni presso Lautaro Martinez, secondo me. È più probabile che vada via Perisic, cioè che oggi. Sì, ma Perisic è stato ormai messo alla carrozzeria. Ti posso anche seguire, ma chi li compra? Perché col casino che c'è anche a livello delle principali squadre. Chi li compra? Ma qui c'è il Paris Saint-Germain. Basta che tu metti di mezzo un procuratore. Un procuratore, Paris Saint-Germain compra tutto. Vabbè, l'affare più importante l'ha già fatto Hakimi, 70 sì, milioni. Ma vuole comprare ancora. Quello era Donnarumma, scusa, non è che ha fatto Hakimi. Donnarumma. Dico l'Inter. Sì, ma gli basta. Non gli basta, ma intanto. Gli basta perché. Quello era importante. Ragazzi, la verità è che non ci sono più soldi. L'unica squadra è PSG. Perché c'è in Italia sono finiti i soldi. Ronaldo va o resta? Secondo me Ronaldo decide lui cosa fare. Capito, quindi cosa decide? Secondo me rimane, anche se la Juve sta tentando molte cose, perché sai, la Juve ormai ha deciso di fare l'aumento di capitale e fa pagare agli azionisti quelli che sono i debiti. Quanto fa? 400 milioni di aumento di capitale, come facevano le banche, no? Sottoscrivi le azioni, se no perdi. E perciò la Juve farà quello, azzererà tutto, magari metterà gli azionisti. Paga il can. E sai come funziona te? La metti, te lo spiego, te lo domando proprio. Allora, questa via è la società quotata in borsa, guarda. E ci sono delle azioni e c'è chi l'ha comprata. Io no della Juve, ma abbiamo uno che viene in televisione qui con Riccardo noi che l'ha comprata. Possiamo dire senza svelare, va bene? Svelare segreti. Poi che succede? L'assemblea dei soci, che naturalmente la maggioranza è il gruppo della famiglia Agnelli con Erca, hanno deciso di fare un aumento di capitale, come ha fatto in Monte dei Paschi con me, per esempio. Mi ha detto, noi abbiamo deciso di fare un aumento di capitale. Sottoscrivi? No, non sottoscrivi, perdi. Le tue azioni quanto valevano? Uno? Ora valgono 0,25. E così fanno, le fanno pagare gli azionisti. E siccome hanno una maggioranza, e chiaramente avendo la maggioranza, decidi come ti pare, quando se hai il 60%, fai l'assemblea, con gli altri, arrivederci, gli fai pagare paghi 400 milioni, azzeri i debiti e metti 200 milioni. Lo puoi fare in quella maniera, quando hai la maggioranza. Se sei quotato in borsa ma non hai la maggioranza assoluta ma la maggioranza relativa, allora ci possono essere i soldi, no, l'aumento di capitale non si fa, ti chiedo questo. In che caso lì l'hanno fatto, lo fanno, hanno già deciso. Ecco perché magari la scelta di Italiano e anche altre società che ho spiegato bene? Allenatori. Per il discorso che sono finiti i soldi, causa Covid, causa anche tante altre problematiche, e le società ora stanno cercando anche percorsi alternativi. Io parlo anche la Fiorentina, perché quanti soldi ha speso Commesso in questi, su quello non gli si può criticare, tanti, però i risultati non ne ha ottenuti. Dice proviamo a cambiare strada. Appunto, dice proviamo a cambiare strada e vediamo cosa viene. Massimiliano, tornando sul resto della Serie A, secondo te ti aspetti chi da cosa? O per meglio dire, chi da chi? Mi aspetto che la Juventus faccia qualcosa. In entrata o in uscita? In entrata. E poi c'è tanto la questione. In uscita, farà tanto anche in uscita. Ovviamente. Più che altro la questione di Ronaldo. Però farà io penso tanto in uscita. Possa, con Allegri Ronaldo possa anche restare. Però mi aspetto un paio di trattative importanti dalla Juventus. Giovanni, ci ridai cortesemente la grafica degli affari fatti? Perché volevo. Alla luce di tutto questo, chi si è rinforzato? Cioè, l'arrivo di Çalhanoğlu, che banalizzando il concetto all'Inter va a sostituire Eriksen, che non giocherà più. Almeno in Italia. Almeno in Italia, sì, perché sentivo oggi che... In Danimarca, in Scozia, in Germania puoi giocare. Blind dell'Olanda, che gioca con uno stimolatore cardiaco, che l'anno scorso si è fermato. Sì, non ebbe problemi. Da altre parti no, da noi sì. Vabbè, ma non entro in questo... Çalhanoğlu all'Inter?
Voto? Ma, buono? Insomma, ti piace Çalhanoğlu? Ma insomma... Visto l'europeo non l'ha mai strusciata. Vabbè, che vuol dire? Sono tanta gente, però non facciamo discorsi. Çalhanoğlu l'Inter ha fatto un colpaccio tirandolo, l'ha preso a costo zero. Colpaccio dal punto di vista economico, sì, sicuramente. Sì. Ma scherzi, il Milan ma il Milan non può, gli sfuggano tutti. Il Milan non ha giocatori, ha 10 giocatori e purtroppo non hai soldi. Ha preso giocatori in prestito, non ha soldi per comprarlo, riprende in prestito, perché questa è la filosofia del Milan, perché sennò doveva saltare, che era peggio dell'Inter. Chiaro. L'Inter c'ha una questione di debito enorme. Peggio dell'Inter, dice la ma perché quella dell'Inter, quella lì è un fondo, quella dell'Inter è il proprietario, dove il proprietario l'ha comprata con i suoi soldi. Ma anche ora con la storia dell'ingresso sì, di Octri. Se tu mi lo fai spiegare, anche io cerco di essere semplice. L'Inter ha comprato con i suoi soldi, io mi sono comprato l'Inter con i miei soldi, poi siccome avevo bisogno per altre aziende ho messo le quote dell'Inter impegno alle banche e il debito mi è andato a 900 milioni. Ma non è che ho fatto un debito di 900 milioni, le mie quote ce l'hanno le banche, mi dicono le banche, adesso amico tu devi rientrare. Rientra. Io non ce li ho, no, ti chiedo. Io poi arrivi te, ti vuoi comprare l'Inter? Dice, sì, 900, io in questa situazione te do 700, quello che cosa fa? Cerca di farsi dare 200 milioni di prestito come ha fatto, per cercare di tamponare, perché se lo da 700 ho perso, cerco di portare l'Inter in equilibrio e poi la rivendo per ripagare. E che è una situazione un po' diversa, cerca di capire. In Milan c'è una situazione, ha un fondo con un debito dove il fondo ti ha detto ho investito, se è andato in Champion, se si faceva alcune questioni, perché se non andava in Champion in Milan sarebbero stati guai enormi, avrebbe stravenduto, perché il fondo poi devi dare soldi agli azionisti, soldi agli azionisti voglia dire. Quanto abbiamo guadagnato? Ci abbiamo perso. Funziona bene. Tiro via. Oh, allora, il Milan è una situazione diversa, dove ha cercato di fare un debito. Anche perché in fondo ha comprato un debito. Lì. Certo, ha comprato un debito e ha cercato di riequilibrare il debito, riportandolo più possibilmente abbassando, ma ha ancora un grosso debito, a 180-190 milioni di debito. Sì, sì. Però il brand del Milan vale un miliardo, non è che poi, cioè il debito... in base al brand non è, ma il problema è che non può spendere, ha preso giocatori, ha pochissimi giocatori di proprietà e molti di... Tomori vuole rinnovare il prestito, hai capito? Giroud dovrebbe arrivare in prestito, no, capisci, devono deve operare così, il romagnolo è capace, Tomori, lo Tomori credo l'abbiamo preso, la cessione di Donnarumma è, ma scusa, ma è figlia di questo, tu Donnarumma l'hai presso a zero, ragazzo tuo, non hai rinnovato l'anno scorso, non lo potevi fare, o comunque potevi cercare di rinnovarlo, hai tentato ma l'hai perso a zero. Così Çalhanoğlu ha fatto uguale, ma io ti dico che un altro che rischia molto. Bene o male? Malissimo, perché se tu fai conto ha perso 150 milioni di giocatori. Se no, o scherziamo, se tu sei in una situazione normale, io ti rinnovo il contratto, ho 150 milioni di giocatori che ho perso. Perché se io ti perdo anche che sì, perché il rischio un altro è quello. Tu scusami Giorgio, avessi rinnovato Donnarumma l'anno scorso, oggi lo volevi? Qualsiasi squadra, andavi 80 milioni, 70, perché era un portiere, giusto? Poi c'è la Nogola, 40, e sono 120, 130 milioni che ha perso, ma l'ha persi perché non lo potevi ma fare. Ma non erano in grado di bravo, fare questo. Questo è quello che cerco di spiegare, però alcuni, siccome parlano, perché sono tifosi, no, ma anche tifosi del Milan, no, perché noi, ma la realtà è questa, questa è una realtà che è così, perché nessuno avrebbe perso un giocatore come Donnarumma, può piacere, non può piacere, è comunque un ottimo portiere, ma tu la perdi a zero, ce l'hai il vivaio, e vuol dire che non puoi fare diversamente, che lui lo rinnovi anche... Ne voleva 10, forse al Milan anche a 9 e mezzo. Però tu poi lo rivendi, lo rinnovi e poi lo rivendi. E prendi se non lo puoi fare. L'investimento sarebbe stato quello. Çalhanoğlu persa a zero, un giocatore ottimo, perché Giorgio, dai, ora non scherziamo. Avrebbero venduto. L'avrebbe venduto a 30-40 milioni, ma tu rischi di perdere altri di questi. Romagnoli probabilmente, se prendi il tumoro, devi dar via Domagnoli, Romagnoli andrà da un'altra parte, perché devi cercare di tenere in equilibrio con giocatori che non sono tuoi. È stato bravo e finisco, Maldini, che è un uomo di calcio conosciuto, è riuscito a farsi prestare i giocatori e lì è stato bravo. Sì, infatti Maldini stava bravo con quello. Però, sì. No, però Giorgio, cioè, si dice sempre che i calciatori non sono adatti a fare altre cose. Ma fare dirigente, ma uomini di calcio sì, fare dirigente. Maldini però... Non fa mica dirigente, la società non mica vede nulla, lui le carte non le vede, se no andrà a capire. Se tu metti l'amministratore, vai, sai che c'è come amministratore di Milan a te? No, l'ex presidente è Leni, perché sennò parliamo che ti dice, manco ti riceve, dice scusi Maldini, sì lo so, lei stava Maldini, ma ora ho capito, però i nomi dei giocatori sennò tu non conosci l'amministratore delegato del Leni, perché sta tranquillo. Ma i giocatori che ho da fare è bellissimo. Ma come? Ma i giocatori, stai scherzando? Ma il giocatore ha preso il Milan l'anno per questa stagione, non li ha mai scelti Scaroni. Ho capito, ma Scaroni ha dato l'avallo di farlo, mi ha detto soldi, guarda, dice che vuoi, 5 lire non ci sono. C'è 5.000 lire. Ma bravo, ma perché parla così, sennò non conosci le stagioni. Scaroni ti dice, sì, ma guardi, lei è stato un grande, però parli con la mia segretaria, io ora sono impegnato. Non esca dalle 5.000 lire, perché se no sono problemi. Cercano il rinnovo del prestito. Cerchiamo di far capire, ma è così.
Perché voi le carte non le vede, è stato bravo, non avete rapporti. Dice, guarda, scusi Scaroni, sa che c'è Giorgio Micheletti che è dello Stoccarda, ci sta questo giocatore. Vabbè, può prendi. Fregate meno. Quanto costa? Ma poi Maldini le ha prese in prestito. No, niente. Insomma, Maldini io lo piglierei. Sì, ma ho capito, ma devi cercare di capire il ruolo. Una cosa è amministrare una società. No, io sto parlando tecnicamente. Ecco. Dal punto di vista sportivo. E qui arriva dove Scaroni ha dei limiti. L'ultimo argomento che faccio trattare a Michele, avviso Giovanni, ci sposteremo un pochino in avanti con la pubblicità perché poi Cenerentolo ci saluta. Michele. Antognoni. Pausa, sai cosa è successo oggi? È stato deciso di prolungare di un mese il contratto di Antognoni per permettergli di andare in vacanza tranquillo e discutere del tutto entro la fine di luglio. Come lo leggi questo messaggio? Intanto avrei evitato anche di fare questo prolungamento di un mese. Che non ti piace. Non credo che Antognoni dipenda da questo mese in più o in meno. No, è avere la possibilità di non lasciarlo a casa ora, ecco. Insomma, avrei evitato, assolutamente. Per quanto riguarda la questione generale, è un tema che è stato affrontato più volte. Antonio. Sì, però leggilo nell'inquadratura so che ti ha dato Angelo. Addosso, quindi, no, te l'ha appena detto, dirigente no, ma uomo di calcio sì. Certo. Questo non mi pare. Infatti, questo è il discorso. Se fai fare ad Antognoni quello che fa Maldini nel Milan. Certo. Che abbiamo sempre. No, ora stavo affrontando il tema di questo. Di questa situazione. Ecco, è chiaro, evidentemente, se è stata proposta una soluzione al ribasso. Vuol dire che evidentemente vai tranquillo, ancora... non ti distrarre, è un amichevole ormai, non ti distrarre. Non tanto in questo momento. Ma vuol dire rispondi che a questa roba, perché questo è molto serio. In società, come è successo anche in precedenti gestioni, non si è capito bene la figura di Giancarlo Antognoni, che, lo ricordo a tutti, per esempio, era uno che andando a vedere una partita a Monaco aveva intravisto un certo Thuram, che poi fu bocciato perché dice che c'aveva le lenti a contatto o qualcosa del genere. Sì, anche un certo Rui Costa in Portogallo, fra coloro che l'avevano scelto e visto, c'era Giancarlo Antognoni. Nedved, dirò di più, attuale vicepresidente della Juve, Nedved è stato uno che era stato visto, anzi, c'era di mezzo anche Tito Corsi. Poi mi ricordo che una volta la Lazio e la Juve, insomma, c'aveva Nedved. Si presentarono quando era possibile fare interviste allo stadio alla fine della partita. Nedved ammise la circostanza e fece capire anche che era piuttosto incavolato perché la Fiorentina era venuta lì, gli aveva fatto un pensierino, poi non si erano più fatti vivi. Pensate. Bene. Detto questo, è chiaro che le qualità come uomo di calcio di Giancarlo Antognoni per non cui, sono discutibili. Tu, Fiorentina, poi io faresti fare Antognoni quello che il Milan fa fare a Maldini? Io ci aggiungo la morale, perché Antognoni in un periodo di vacche assolutamente magre di risultati per quanto riguarda la squadra di calcio, Antognoni per il popolo viola rappresenta un qualcosa che è di sopra. E qui siamo sbandati. E qui siamo fuori strada. No, perché Antognoni Totti rappresenta per il popolo della Roma, che è 10 volte rappresenta e lo manderà. Cioè, questa roba deve finire, non può essere questa roba qui. Cosa è se c'hai un ruolo di calcio, ma tu rappresenti. Eccolo, Sergio Olivera, lo vediamo finalmente. Scusami, non è che siamo la Madonna Pellegrina, perché sì, il calcio non funziona così. Angelo, questa è la tua, ma un presidente. Non è solo business. Giorgio, scusa, io non so come fa a spiegare. Anima. La Roma, penso che il nono re di Roma ottavo re di Roma è Totti, no? Certo, lo sanno tutti. A Roma, eppure alla fine l'hanno cacciato via. Non c'è nessuna. E anche il suo erede. Ma Giorgio, perché è così? Cioè, non è che uno deve dire questo. Ora io dico che Antognoni è un uomo di calcio e che la società gli voglia trovare. Secondo me, quello di fare lo scouting per ragazzi è un ruolo importante. Secondo me, perché vai a scegliere i futuri calciatori che secondo me mi sa dice. Poi sento dire devi fare il vicepresidente. Scusa, io metto soldi o devi fare il vicepresidente? Dici tu, io che devi fare il vicepresidente? Oh, come i soldi dici te?
Ma oppure perché siccome un'icona io gli faccio, se mi va non bene che, se a me mi va bene, ma fammi finire il ragionamento, se a me mi va bene mettere la Madonna Pellegrina, metto la Madonna Pellegrina, ma, guarda, ma se io metto soldi, se io metto soldi, se mi permetti che le deve cariche le scelgo io, no, soprattutto che sta nel consiglio, scusa, perché poi sembra un ruolo così, tu stai nel consiglio di amministrazione, fai vicepresidente, io mi devo fidare, oppure comunque devo essere uomo di mia fiducia, che discorso è? Perché la gente decide così, gli diamo un ruolo, non funziona così nel mondo, No. Chi mette soldi nell'imprenditoria non funziona così. Mish, l'ultima replica che poi ti mandiamo a casa. No, semplicemente ti ha dato un ruolo di fare il scouting per giovani, credo sia un ruolo importante. L'unica cosa, lo scouting per giovani, secondo me, il contrattuale economico al ribasso. Ma Giorgio, i soldi ci sono meno. Sì, ma poi scusami. Ho capito. Come i soldi li hai da te? No, li hai da Michel? Lo scouting per tagliare, sicuro. Lo scouting per i ragazzini di 15-16 anni non è una cosa in linea con un giocatore simbolo di una città che è stato campione del mondo nell'82, che ha avuto, idea, io rispetto, che ha una carriera calcistica non discutibile, che ha avuto anche degli episodi di cronaca, ahimè, gravissima, con gli incidenti terribili che ebbe sia con il Genoa sia con la Sampdoria. Quindi, secondo me è una cosa, chi acquista la Fiorentina deve rendersi conto che anche chi acquistava la Roma si doveva rendere conto che Totti era l'ottavo re di Roma, però poi alla fine finisce. Perché ora Roma, scusami, con tutto, con tutto il rispetto di Antonioni, che io sai che stimo tantissimo come giocatore, come uomo, ma scusa, Totti è stato meno per la Roma, ha vinto tanto anche con la Roma, ma se mi permetti. Ma poi a un certo punto chi mette soldi, se noi ragioniamo così, chi mette soldi decide da sé, ha sempre ragione, ma perché così, ma poi ti dico lui. Scelgo l'uomo di campo perché troviamo l'accordo, ti ci voglio, lo troviamo, ma io devo dirti di fammi il presidente a me, i soldi metto io no. Fammi salutare Michel, perché sennò poi la zucca non si trasforma più. Michel, buona estate, buone vacanze. Grazie, ci vediamo col rinnovo e con l'inizio del campionato, perché domenica prossima, che sarà l'ultima puntata di A Tutto Gol in questo orario, tu non ci sarai. Ci sentiamo martedì. Allora potrebbe essere un punto Vediamo. Di domanda. Per ora intanto pigliati la buona vacanza. Bene, in anticipo. Grazie a voi. La pubblicità, grazie. Giovanni, grazie. Vai. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Con il caldo abbiamo tutti bisogno di una spinta di energia. Per questo c'è Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina per avere il massimo dell'energia. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. Ciao, sono Anna Foglietta, fondatrice di Every Child is My Child. Acquistando Sustenium Plus, sostieni i bambini con meno opportunità. Sustenium Energy Together. Ripartiamo insieme dai bambini. Da Menarini. Se tutti insieme continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio Coop, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi, riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Una buona spesa può cambiare il mondo. Riscoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it.
passerà. 6 minuti alla fine di Belgio-Portogallo, sempre il Belgio in vantaggio per 1-0, quindi venerdì 2 luglio ore 21 a Monaco, se non ricordo male, ma sì. A Monaco, Italia-Belgio, per ora. Poi però il Portogallo non muore mai, quindi bisognerà vedere che cosa sì, cambia. Finale abbastanza difficile per il Belgio. Finale intensissimo. Sì. Però potresti avere mezza possibilità di scontare qualche pizza, Gabriele, perché se esce stasera Ronaldo eviti di andare è una certezza quella. Se esce, insomma, non segna. Attenzione. Aspetta, è che non è ancora detto perché Forza Portogallo, Poi ci sarebbe supplementare a questo punto. No, ci sono i supplementari. Sì, comunque la partita, diciamo, l'ha fatta quasi sempre il Portogallo. E io ho individuato qualche punto debole, come dicevo prima a inizio partita, del Belgio, eventualmente passasse il Belgio. Dillo, sulle fasce, se tu gli metti Spinazzola e Chiesa, Spinazzola da una parte e Chiesa, cioè, questi vanno in grande difficoltà, perché due devastanti come sono, cioè giocatori di progressione, di grande tecnica e di esplosività come sono sulle fasce Chiesa e lo stesso Spinazzola, che vanno in profondità e saltano l'uomo, possono mettere in grande difficoltà il Belgio. E poi parliamoci chiaro, uscito De Bruyne, il Belgio ha fatto un flop clamoroso, perché gli teneva a centrocampo solamente lui, mezza squadra. Ciò nonostante, il Portogallo ha fatto quasi sempre la partita. Lukaku virgola stasera, Gabri, ha toccato palla. Allora abbiamo, Giorgio, opinione e feedback un po' contrastanti anche da parte dei nostri amici a casa. Ci scrive Marco da New York, addirittura. Un tridente Sotil, Vlahovic e Gonzalez è già tanta roba. Poi ancora, bravi, è stato preso un tecnico che sa come lottare per la salvezza. Speriamo bene, ci scrive un altro nostro telespettatore. Poi ancora, buonasera, io penso che con l'italiano e la Fiorentina non farà un cambio pelle per quanto riguarda i calciatori, perché quelli migliori costano troppo. Questo è Giannis da Cerbaia. Secondo me sì. E poi bisogna vedere se lui giocherà col tridente, perché anch'io teoricamente 4-3-3, questo sì, però che... magari ecco, lui non gioca con un centravanti vero e proprio, gioca con un giocatore. Vlahovic è giocatore da italiano? Secondo me no. In questo caso è Vlahovic che si deve adattare o è italiano che si deve Vlahovic adattare? Vlahovic si deve adattare, perché l'unica cosa positiva è che Vlahovic con italiano si è fatto secondo male anche me... Nazar. Molto buono. Allora... Siamo sportivamente parlando perfettamente. Si rompono tutti, sono contento. Guarda, sono veramente contento. De Bruyne e Nazar sono rotti tutti. Se passa al Belgio senza De Bruyne e Nazar. Posso essere contento da tifoso della nazionale? Penso si possa essere soddisfatto. Quello che però mi viene di dirti su Vlahovic, Giorgio, che è un giocatore molto, molto duttile, cioè è un vero e proprio centravanti moderno. Esatto, bravissimo. Cioè, lui può giocare sia sulla profondità, sia sul discorso di area di rigore, perché è molto bravo anche di testa, una punta moderna. Però con l'italiano dovrebbe fare ancora più metri rispetto a quelli che faceva normalmente. Cioè, ti faccio un esempio, con italiano giochi molto sulle azioni, come fece con l'Inter. Ti ricordi quello che fece con l'Inter? Vlahovic andò via, fascia sinistra, andò via, fece 30 metri, si portò dietro Skriniar e la buttò dentro. Quella è un'azione allo Spezia, Spezia. E secondo me, quindi, Vlahovic magari si può adattare. Però lui non gioca con i due esterni, devono fare di solito con l'italiano, fanno tutta la fase, sia quella offensiva, ma quando c'è da ripiegare, quando diciamo non hai il possesso palla, devi rientrare con lui. Quindi ci vuole giocatori anche duttili. Per esempio Gonzalez, non lo so se riesce a fare anche quel tipo di... considerando anche gli infortuni, tanti infortuni che ha probabilmente avuto. Io aggiungo una cosa, come dice molto bene Maurizio, secondo me, sulla duttilità e la doppia fase. E probabilmente, ora, magari lo mettiamo anche come titolare / seconda linea, per i tre davanti, a sinistra potrebbe tornare in auge anche Jack Bonaventura, perché lui ha giocato al Milan in quel ruolo, ha segnato... Ma buttate via tutti i Ribéry? Al momento, Giorgio, dato che lui, allora, mettiamola così, sul tuo profilo social ha smesso di mettere cuoricini viola, di... Bene, però quindi... tu dimmi, Ribéry è giocatore da italiano? Ma secondo me a questi punti non rimane. Allora, io francamente un pensierino a tenerlo per anche l'aspetto del gruppo, dello spogliatoio, di poter riformare, lo terrei. È chiaro che probabilmente mi provo un po' ad immaginarmi la situazione. Con Gattuso ci sarebbe stato un certo tipo di rapporto. Adesso ce ne sarebbe un altro.
vedrei un lo dicevamo anche, non ricordo, due domeniche fa con Angelo, i campioni poi si rapportano, sanno come rapportarsi, un campione del mondo come Gattuso, con un campione come Ribéry, cioè, con l'italiano le cose cambiano, scusa, la gestione è diversa, è completamente diversa. Senti, scusa Ribéry, fai questa cosa, mi dice, ma scusa, tu come ti chiami? Come ti chiami? Dice africano, italiano, tunisino. Chi sei? Dice, da che allenavi te, scusa? Lo dice Gattuso e ti sanno di tu, capito? C'è una certa differenza, sì. Questo mondiale, questo, sai. Questo, c'è anche giocato. Però allora è un discorso che deve valere anche per Caglione. Sì, sì, sì. Vale per tutti, Giorgio. Alcuni giocatori, cioè, che te devo dirti? Alla Juventus si portava un rispetto quest'anno perché era Pirlo, perché se non era Pirlo... Perché Allegri? Allegri, perché Allegri ormai c'ha la sua storia. Ma alcuni giocatori come Ronaldo e quest'altro, Belgio, però ha delle tifose che mamma mia. Se tu gli metti alcuni giocatori, metti Ronaldo a parlare con l'italiano, dice scusi, ma lei chi è? No, vabbè, adesso dai. No, guarda, Ronaldo Ribéry fa fatica a parlare con Allegri. Sì, appunto, infatti. Ma anche Ribéry non ti pensare. Ribéry ti dice scusa, la seconda volta ci fa questa cosa, dice oh, ma scusa, ma tu nella vita che hai giocato? Dice no, io ho vinto anche Coppa dei Campioni, qualche campionato del mondo. Insomma, fatto una calmata. Comunque no? Per il gioco d'italiano tanti giocatori fiorentini non giocherebbero, eh. Cioè, non è facile, è preoccupante, Maurizio. Non è facile parlare, secondo me, se alcuni campioni vedere. Non possono, non è facile allenarli, ragazzi, ci vuole, sì, anche le personalità o che sia un allenatore ecco già fatto. È vero. Ecco, però un accordo Ribéry italiano sarebbe importante per la gestione dello spogliatoio della Fiorentina. L'ha fatto con Iachini, non lo può fare lui, con lui Italia, fa certo. Anche l'allenatore in campo, anzi Ribéry ti può dare una prossima. Sarebbe importante sotto il profilo. Anche a livello italiano lo cercherei. Molto più importante quel ruolo rispetto a Ribéry semplice giocatore, non so quante i giocatori che attualmente la Fiorentina potrà giocare Ribéry l'anno prossimo, ne giocherebbero pochi titolare. Con la mentalità che ha lui, perché lui fa grande pressing. Beh, la mentalità la dai, devi correre con lui, correre pressing, dai. Chi c'è della Fiorentina quest'anno? Ho visti correre pochi, io accetto pochi giocatori a centrocampo. Miraghi, no, lasciamo via Miraghi, no, ora voglio inferire. Però dicevo, secondo con l'italiano... Miraghi è un giocatore adatto. No, sì. Miraghi è un giocatore ma adatto. Ma ci devi avere Angelo, non salta... Allora, lui sono salti l'uomo. Ha meleggiato anche stavolta. Sì, ma a me sai, con me Angelo ormai lo conosco, lo so, quando mi dice Miraghi gioca. No, non ti ho detto gioca, ti ho detto gioca. No, però dico... Meta. Lui fa molto pressing a centrocampo e va soprattutto anche nella metà campo avversaria... io parlo come gioco, e quindi deve avere corsa, deve avere due polmoni così, correre tanto, e della Fiorentina quest'anno sinceramente, Giorgio, se ma vai a vedere i centrocampisti, te dicevi Pulgar, per esempio. No, ma secondo me Maurizio anche Amrabat potrebbe essere un ago, perché comunque se hai Castrovilli, acquisti un centrocampista, un regista, comunque simile regista, in mezzo che magari non difende molto, però ti serve Amrabat, un Barella, ora con le dovute ti faccio proporzioni. Amrabat è un giocatore fisico, che però quando l'avversario gli va via in velocità alla metà del campo non ce la fa a riprenderlo, perché non è veloce sulla corsa. Cioè se a centrocampo tu perdi un pallone, vai a un allenatore... Ma lì deve avere organizzazione di squadra. Se te perdi un pallone a centrocampo, chi lo rincorre l'avversario? Non Amrabat. Amrabat non lo rincorre. Ma lui è più, ma neanche corre più avanti. Ma nemmeno Pulgar, infatti lo dicevo all'inizio. Ci vuole dei giocatori adatti per vincere. Duncan. Bravo. Stavo per fare proprio Duncan, sai qual è adesso, sì, in questo momento nella rosa della Fiorentina il giocatore Duncan. Da italiano che c'è è Duncan. Bravo. Sì, Duncan, sì, sono quei giocatori che nessuno Duncan qui a Firenze lo voleva, lo tiravano Duncan tutti addosso. Sì, Duncan c'ha quelle caratteristiche lì, è un giocatore che diciamo, come ha fatto nel Cagliari, quando c'è da far legna, fa legna. Non devi avere grandi piedi con l'italiano, devi fare pressione per gli esterni e per le punte. Quando allora, recuperi i palloni lanci. Allora siamo al solito posto l'anno scorso. Sì, vai, ma si è detto, a Fiorentina ora deve fare un step by step, cioè non è che deve subito quest'anno. Con Gattuso facevi secondo me un campionato diverso. Ora Massimiliano Martini, lasciamo fare. È innegabile, per chiudere, perché stiamo arrivando in fondo alla trasmissione, perché ieri sera non l'abbiamo fatto passare perché siamo arrivati lunghissimi come trasmissione, ma stasera recuperiamo l'abitudine di dare spazio al collega Sbrana per proseguire il suo viaggio all'interno della storia delle maglie viola, per vedere quale sarà questa nuova maglia della Fiorentina. Massimiliano, sicuramente ci si deve aspettare, societariamente parlando, un quadratone attorno a Italiano. Per forza. Italiano deve essere difeso sotto tutti i punti di vista se per caso ci fosse qualche temporale.
Per forza. Si diceva prima, no, anche dell'importanza di Ribéry per lo spogliatoio con, ecco, con l'accordo totale con l'italiano. È lo stesso, ovviamente, una scelta, come si diceva, l'abbiamo definita scommessa e va difesa nella giusta maniera da parte della società, perché se l'italiano non dovesse fare risultati le prime giornate, va difeso l'italiano, non si può mollare. E attenzione, se non ricordo male i concetti di realizzazione del calendario, di solito chi arriva in fondo non sarà un calendario facile per la Fiorentina. Hai un inizio in salita, cioè trovi le primissime, le prime di come è finito. Ci saranno dei rischi cambiati, i paletti, in realtà, negli ultimi anni, però più o meno, però è così, però sì. Però comunque nelle prime quattro giornate Inter e Juve ti toccano, se non è la Juve sarà il Milan. Quindi nelle prime quattro giornate due ce l'hai. Deve mettere in preventivo che qualche difficoltà ci sarà, anche perché l'italiano avrà qualche difficoltà all'inizio. Magari no, speriamo di no. Speriamo di no, ma insomma è più facile che abbia bisogno di tempo per sviluppare il gioco. Comunque devi cercare di avere la squadra più a completo prima possibile. Ma per i motivi che dicevamo prima sarà difficile già adesso. Se nel mercato della Fiorentina arriva qualcuno che ha fatto gli europei, più questo va avanti, più quello va avanti. Agosto ce l'avrai. Forse addirittura a ridosso dell'inizio del campionato. Lo stesso se dovesse arrivare qualcuno dal Sud America. Ha finita il Belgio, elimina le Portugal. Quindi elimina Cristiano Ronaldo. Per ora è che è sempre capo. Va a casina. Però è sempre capo cannoniere. Ma Ronaldo che, va a casina. Ma è capo cannoniere. Ma va a casina. Ma ora poi Ronaldo stasera non l'ha riaddirizzato. Mi sono salvato per certi versi. Anzi, fossi te io giocherei. No. Io giocherei una pizzetta. Una pizza a Guarda, scalare. Ti dirò. Per noi è stata benissimo. Si sono fatti male due giocatori. Eh sì. Belgio, Lukaku. Stasera virgola, Lukaku come Mbappé in questo, però ecco, lo in questo europeo posso illustrare le scarpette. Lasciano svegliare. Sì, ma se gioca Chiellini, no, ma se non recuperano Eden Hazard e De Bruyne, siamo E poi ho visto una cosa, Giorgio, ripeto, sulle fasce, se giocano Spinazzola e Chiesa, il Belgio ha grossi problemi, perché non c'ha giocatori che li possano fermare. Poi a centrocampo giocatori fisici tipo Locatelli. Comunque c'è una bella difesa al Belgio. Via l'Olanda, via il Portogallo. Stasera, prime due teste tornate cadute. Io ti dico, la formazione però deve mettere quella del secondo tempo, con Belotti come centravanti, perché i due centrali del Belgio sono molto d'accordo. Fisici. Ma non ti fanno vedere palla. Sono fisici. Io l'unico cambio, gli unici due cambi, metterei Locatelli. No, Locatelli è logico. E Chiesa. Poi il resto non toccherei altro. Chiesa al posto di? Berardi. Immobile io lo metterei. Mettere fuori Insigne. Ma Insigne ti può sempre fare la giocata, ti può battere la punizione. Comunque vediamo, ragazzi. Io Insigne lo farei cominciare comunque. Angelino Pollina, ti salutiamo, buon estate, ci rivediamo. Ci rivediamo all'inizio del campionato. Con la Juventus che incomincia da... Adesso aspettiamo, perché la Juventus... Aspettiamo. Sì, penso che devo capire chi vogliamo prendere o meno, sì. O qualche idea ce l'ho, penso... Però con Massimiliano Allegri in panchina parti da favorito. No. Come no? Sì. Io penso che quest'anno sarà l'annato dell'Atalanta. Se l'Atalanta azzecca un paio di giocatori, menti sapendo di mentire, perché con Massimiliano Allegri in panchina la Juventus ricomincia il ciclo degli altri 9 anni. Poi, l'Inter che si ridimensiona, l'Inter sarà ottava. L'Inter se la batte con la Fiorentina per la decima posizione. Quello no, però non lotterà per lo scudetto. Ma vedrai. Gabriele, ci vediamo settimana prossima. Ciao, buona serata a tutti. Massimiliano, ci vediamo settimana prossima. Senz'altro, Maurizio, grazie. Ci vediamo settimana prossima. Bene. Anche grazie a Giovanni Testa e anche grazie a Leonardo che ci hanno fatto compagnia fino a questo momento. Che cosa succede? Ricordiamo, vedete, benvenuto italiano. Domani l'ufficialità per quello che riguarda la Fiorentina, finalmente è arrivato l'allenatore, sarà Vincenzo Italiano. Per quello che riguarda l'Italia sarà Italia-Belgio venerdì alle 9. Noi ci ritroviamo venerdì alle 23. Per raccontarvi tutto quello che ci sarà da raccontare di questo Italia-Belgio. 23 se si finisce nei 90, 23:30 se si va ai supplementari, come è capitato ieri sera. Adesso spazio al collega Sbrana per continuare il viaggio all'interno delle maglie storiche della Fiorentina.
Per Andrea con affetto, Daniel Bertoni, che ricordi. Nel 1980 la federazione riapre le frontiere ai giocatori stranieri e la Fiorentina compra l'attaccante della nazionale argentina campione del mondo, Daniel Bertoni, che diventa subito un idolo per la curva Fiesa. Questa è la maglia del campionato 1983-84, dove nella partita con la Juventus finì 3-3, Bertoni fece impazzire la difesa bianconera e segnò una doppietta. Questa è la maglia da trasferta. La maglia dell'NR, un marchio italiano molto in voga negli anni 80. E adesso sono tutte maglie molto ricercate, quelle dell'NR di quel periodo. L'NR è quella che ha fatto la maglia del Napoli di Maradona, le bellissime maglie della Sampdoria, della Roma, della Lazio, la famosa maglia bandiera. Insomma, sono oggetti di culto per i collezionisti. Questa ci tengo particolarmente perché il mio idolo d'infanzia mi ci ha fatto la dedica, è stata un'emozione incredibile. Dallo Sbrana per stasera è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!